Ma si arriva tutti interi. Bene, iniziamo le audizioni. Abbiamo, come sapete, l'affare assegnato che riguarda le attività delle agenzie fiscali. E avverto che la pubblicità dei lavori è assicurata dalla TV del Senato, dal sito web del Senato. Ringrazio per la disponibilità ai soggetti auditi. Iniziamo con Ernesto Maria Ruffini, Agenzia delle Entrate. E a seguito dell'esposizione, senatrici e senatori che vorranno potranno chiedere delucidazioni e approfondimenti. Lascio subito la parola all'avvocato Ruffini. Prego. Grazie Presidente, illustri senatrici, illustri senatori. L'incontro odierno rappresenta una importante possibilità di approfondire la vostra presenza e i contenuti dell'atto di indirizzo relativo agli sviluppi della politica fiscale per il triennio 24-26, approvato dal Ministro dell'Economia e Finanze il 28 dicembre 23, ci offre l'opportunità di intervenire con tempestività nella definizione degli indirizzi operativi dell'Agenzia di Entrata e dell'Agenzia della Riscossione, orientando fin dai primi giorni dell'anno la nostra attività. L'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale viene trasmesso al Parlamento ed è predisposto annualmente dopo l'approvazione del documento di economia e finanza. Determina gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali, gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni che connotano l'attività dell'Agenzia Fiscale e dell'Agenzia di Entrata e Riscossione, che non è una delle agenzie fiscali. Sulla base del documento di indirizzo viene normalmente definita la convenzione triennale con adeguamento annuale per ciascuno degli esercizi del triennio 24-26 tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia, con la quale vengono fissati i servizi dovuti, gli obiettivi da raggiungere, le direttive generali, le strategie per il miglioramento, le risorse disponibili, gli indicatori, i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione. Fornisce l'atto la cornice di riferimento per ciascun ente appartenente all'amministrazione fiscale allo scopo di fissare le linee principali di azione, garantendo quali elementi comuni dell'operato amministrativo, una semplificazione degli adempimenti tributari realizzata sulla base di strumenti che vengono messi a disposizione di amministrazioni e cittadini, la fornitura a contribuenti di servizi agevolando l'accesso alla fruizione, il rafforzamento della compliance nell'ambito del rapporto tra fisco e cittadini e un efficace contrasto, almeno questa è la speranza, all'evasione fiscale e all'abuso del diritto. Per quanto riguarda gli indirizzi per l'Agenzia di Entrate, l'atto definisce le linee generali di orientamento della politica della gestione fiscale, come anticipato, nell'ambito così delineato assume una particolare importanza il completamento delle riforme previste al PNRR, la semplificazione del sistema fiscale e il contrasto ai fenomeni di abuso e di evasione e abuso del diritto, anche mediante un migliore utilizzo del patrimonio informativo a disposizione delle amministrazioni fiscali, favorendo direttamente e indirettamente l'adempimento spontaneo. Nelle sue diverse parti, l'atto fornisce anche un chiaro quadro di riferimento per la definizione delle principali linee d'azione che consentirà di strutturare l'attività operativa dell'Agenzia di Entrate secondo alcune direttrici come il perseguimento di obiettivi di semplificazione, la promozione delle compliance, ma quelli che abbiamo detto finora, sostanzialmente il potenziamento dell'attività di analisi del rischio e di contrasto dell'evasione e dell'elusione. In termini generali evidenzio che l'utilità che deriva dal processo di trasformazione digitale in atto, che interesserà tutta l'azione amministrativa, comporterà riguardo alle iniziative che garantiranno una maggiore semplificazione dei rapporti con gli utenti, sia nella fase di erogazione dei servizi, sia in quella di implementazione dei controlli fiscali, sia formali che sostanziali. Proprio sotto questo ultimo profilo, la trasformazione digitale consentirà una più efficiente ed efficace gestione dell'intero processo di accertamento, dall'individuazione delle posizioni da sottoporre a controllo, alla gestione da remoto di tutte le fasi di interlocuzione e contraddittorio, fino alla possibilità di ricorso all'emissione e alla notifica degli atti in formato digitale. Al fine di garantire l'effettiva partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento, l'Agenzia è poi impegnata ad assicurare l'applicazione del contraddittorio, promuovendo lo svolgimento anche a distanza attraverso il rafforzamento dei servizi già disponibili e pensate alla consegna di documenti o prenotazione web degli appuntamenti e l'allestimento di nuove funzionalità in questa prospettiva. La trasformazione digitale ha avuto un impatto rilevante anche sul piano dei servizi e l'innalzamento del livello di alfabetizzazione digitale dei contribuenti, sia del prestatore di servizio sia degli utenti, consentiranno all'amministrazione finanziaria di fornire una più ampia gamma di servizi differenziati in ragione delle diverse tipologie di utenti. Occorrerà quindi garantire lo sviluppo di ulteriori servizi online, ad esempio il rilascio del certificato di attribuzione del codice fiscale ai neonati, nonché la partita IVA, nonché potenziare quelli resi disponibili dal sistema di interscambio, consentendo l'accesso anche agli intermediari e ai provider accreditati nel rispetto alle garanzie previste dalla legge, pensate alla privacy.
L'obiettivo è quello di favorire, grazie alla diffusione di strumenti innovativi di interazione digitale con gli utenti, la progressiva estensione di un vero e proprio sportello digitale, quindi già esistente ma sempre più implementato, che permetterà di gestire interamente da remoto l'erogazione del servizio richiesto attraverso lo sviluppo di ulteriori funzionalità integrate di scambio documenti, di chat e RG, ma anche sottoscrizione digitale da parte del contribuente in possesso di un'identità digitale, sia essa SPID, CNS o CIE, di eventuale documentazione utile alla chiusura dell'attività istruttoria riferita alla propria posizione. Accanto al potenziamento di forme di interazione digitale, deve essere in ogni caso garantita l'erogazione, secondo modelli tradizionali, di un livello essenziale di servizi a beneficio di quei contribuenti che ancora oggi non utilizzano adeguatamente gli strumenti informatici, assicurando loro l'accesso fisico in ufficio o l'utilizzo del canale telefonico. Per soddisfare il maggior numero di utenti, una parte del personale neoassunto, sapete lo svolgimento dei concorsi, ma poi andremo a vederlo, sarà assegnato dopo un'adeguata formazione all'attività di sportello. Inoltre in corso il potenziamento dei 7 centri di assistenza telefonica ed è prevista l'estensione della funzione di condivisione remoto dello schermo con il contribuente, favorendo così un'assistenza mirata in grado di far progredire anche gli utenti meno esperti nell'utilizzo dei servizi informatici. Una parentesi per quanto riguarda l'accesso fisico agli sportelli: vi ricorderete negli anni passati problemi legati, ormai superati, legati alle file che si formavano ai nostri sportelli, e queste sono state superate solo mediante la tipologia di prenotazione di appuntamenti, in modo tale da poter servire persone che si recano all'ufficio solo quelle che sono in scadenza nel giorno stesso, e quindi si è evitata ed eliminata quel fenomeno che non era assolutamente proprio di un paese civile. Negli ultimi anni poi è stato dato un forte impulso allo sviluppo di nuove forme di comunicazione istituzionale finalizzata a consentire ai contribuenti di conoscere e di avvalersi di molteplici possibilità di assistenza offerte dall'agenzia, allo scopo di favorire anche l'adempimento spontaneo. L'agenzia infatti ha adottato modalità di comunicazione integrata che tengono conto del mutato contesto sociale, ne è derivata la scelta di consolidare la propria presenza sulle principali piattaforme web e social, la pubblicazione di video tutorial da oltre 6 milioni di visualizzazioni, quando abbiamo reso disponibili questi video anche per professionisti per far comprendere le modalità di accesso digitale ai nostri servizi, l'apertura di un canale istituzionale WhatsApp che conta ormai 700.000 iscritti ed è il più seguito canale WhatsApp della pubblica amministrazione, ogni giorno fornisce informazioni a tutti i soggetti iscritti, e la pubblicazione del giornale online Fisco Oggi con oltre 7 milioni di lettori che si aggiungono ai 190 milioni di accesso all'anno sul sito internet istituzionale, questo di Agenzia Entrate, mentre l'Agenzia di Riscossione ha poco meno di 30 milioni di accesso all'anno. Fatta questa premessa sugli indirizzi generali, mi soffermo sulla semplificazione e promozione della compliance, che è una prima linea di attenzione su cui voglio porre la vostra attenzione. Attraverso il potenziamento dell'interoperabilità dei dati a disposizione, il miglioramento dell'analisi sulla tax non compliance, delle conoscenze delle basi imponibili e potenziali, e non da ultimo il rafforzamento delle sinergie tra diversi componenti dell'amministrazione finanziaria, nonché tra queste e le altre istituzioni nazionali, europee e internazionali. A titolo esemplificativo si fa riferimento a una più stretta collaborazione con i comuni, detentori di un prezioso e rilevante patrimonio informativo, ancora a forma di sinergia con altre amministrazioni di cui lo stesso contribuente si rivolge ai fini della concessione di misure agevolative extratributarie. Un secondo ambito di intervento attiene al potenziamento dei servizi resi ai contribuenti utenti, con la semplificazione delle relative modalità di fruizione. A tal proposito assumono rilevanza le attività volte a semplificare e facilitare gli adempimenti tributari, quale ad esempio la sempre più ampia diffusione della dichiarazione dei redditi precompilata e la sua progressiva generalizzazione anche per l'IVA e per il mondo delle imprese e dei lavoratori autonomi, in modo da consentire loro di ridurre i tempi e i costi sostenuti per raccogliere le informazioni necessarie, calcolare imposte dovute, completare la dichiarazione fiscale ed effettuare i pagamenti. Sarà disponibile quest'anno in via sperimentale la dichiarazione precompilata anche per i contribuenti titolari di redditi diversi, quelli di lavoro autonomo e pensione, e per i lavoratori dipendenti e pensionati sarà attivata sempre in via sperimentale quest'anno una nuova modalità di presentazione semplificata e guidata del modello 730 precompilato. A questo proposito, dall'avvio del progetto di dichiarazione dei redditi precompilata si è registrato un incremento costante delle dichiarazioni trasmesse direttamente dal cittadino, quindi senza necessità di un'intermediazione di CAF o professionisti, da 1.400.000 originale del 2015 fino ai 4.500.000 del 2023. Questo risultato deriva dalla sempre maggior consapevolezza dei cittadini circa l'utilità e la facilità del servizio telematico della dichiarazione precompilata, grazie anche al costante arricchimento delle informazioni presenti in dichiarazione che ogni anno si
arricchisce attraverso una progressiva implementazione anche per la capacità degli enti di trasmettere questi dati all'Agenzia delle Entrate, perché non sono dati in possesso diciamo originario dell'Agenzia, e alla più elevata qualità dei dati trasmessi dagli enti esterni e ai perfezionamenti apportati alla procedura web messa a disposizione dei contribuenti. L'introduzione della dichiarazione precompilata ha comportato per i contribuenti l'acquisizione di una maggiore consapevolezza in relazione al numero degli oneri detraibili e deducibili e ha rappresentato una svolta nell'impostazione del rapporto con il contribuente, perché ne inverte il paradigma. E a riguardo va sottolineato che l'utilità della dichiarazione dei redditi precompilata non è limitata alle sole ipotesi in cui il modello predisposto dall'Agenzia viene accettato dal contribuente senza alcuna modifica. Infatti, anche nel caso in cui il contenuto della dichiarazione debba essere integrato, ad esempio con l'inserimento di un onere deducibile non preventivamente trasmesso dall'amministrazione finanziaria, l'efficacia di tale strumento non viene meno in quanto l'intervento richiesto al cittadino è circoscritto alla specifica integrazione, mentre rimane valida nel suo complesso la precompilazione di tutte le altre parti del modello dichiarativo. Il contribuente non sarà tenuto a conservare la documentazione relativa alle spese agevolabili già inserite nella precompilata e non modificate. A volte, diciamo, nell'opinione pubblica viene posta particolare attenzione sulla necessità di integrare i dati della dichiarazione precompilata, ma è ovvio che quell'integrazione è relativa a dati non in possesso dell'Agenzia delle Entrate o non correttamente trasmessi all'Agenzia delle Entrate. Rimane ferma comunque la validità di tutto il modello con le informazioni già presenti, che devono essere semplicemente integrate, quindi comunque, anche se il complesso di tutte oltre le 20 milioni di dichiarazioni dei redditi precompilate dall'Agenzia dovesse essere integrata, comunque rimane il modello già con tutti i dati presenti e messi a disposizione. I vantaggi del sistema della precompilata non si esauriscono nella funzione in proprio da parte del contribuente. Anche i professionisti e i centri di assistenza fiscale utilizzano i dati messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per offrire consulenze ai loro assistiti e redigere una dichiarazione esente da errori. Questa circostanza trova riscontro nel numero di dichiarazioni precompilate scaricate dai professionisti e impiegate nei propri sistemi gestionali, che nel 2023 ha raggiunto i 19,7 milioni. Nel 2015 i dati utilizzati per la precompilazione erano circa 157 milioni, mentre nel 2023 le informazioni precaricate dall'Agenzia di Entrata hanno superato quota 1,3 miliardi, questa dimostrazione che anno dopo anno viene maggiormente arricchita dai vari dati che vengono portati a conoscenza e quindi confluiscono nelle nostre basi dati. La parte più consistente, che è anche la in qualche modo più rappresentativa, è costituita dai dati relativi alle spese sanitarie, che nell'ultimo anno sono risultati pari a più di un miliardo, dai premi assicurativi che hanno superato 99 milioni e dalle certificazioni uniche che hanno raggiunto 73 milioni. Non parliamo di valori in euro, sono numeri di comunicazione. Oltre a incrementare la tipologia di informazioni da riportare nella dichiarazione precompilata del contribuente, ogni anno vengono affinati anche i flussi di trasmissione dei dati già esistenti, e la finalità è quella di acquisire dati più completi e aggiornare i criteri di elaborazione per tener conto delle novità normative e delle casistiche eventualmente segnalate dal contribuente, rendendo la dichiarazione sempre più completa e agevolando la presentazione autonoma da parte del contribuente. Lo sviluppo di questo tipo di dichiarazione ha consentito anche di realizzare nuovi servizi ai cittadini, come quello dell'interrogazione puntuale di tutte le spese sanitarie sostenute, che nel corso del 2023 è stato ulteriormente affinato per consentire al cittadino di collegare in maniera sempre più intuitiva e semplice il dato delle spese sostenute nell'anno d'imposta con quelle utilizzate per la dichiarazione dei redditi precompilata. Nel corso degli anni sono state anche introdotte funzionalità di ausilio per la compilazione e l'eventuale modifica dei dati proposti, nonché per consentire ai coniugi di trasmettere la dichiarazione precompilata nelle modalità congiunte. Sempre in tema di dichiarazione dei redditi precompilata, va evidenziato che a decorrere dalla dichiarazione 24 per il periodo imposta 23 sarà introdotto anche un nuovo meccanismo di interazione con il contribuente, non più basato su campi del modello dichiarativo ma direttamente sulle informazioni a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, in modo tale che il contribuente potrà verificare ed eventualmente integrare le informazioni di dettaglio proposte dall'Agenzia nell'applicativo web dedicato alla precompilata, con un percorso guidato che non richiede l'individuazione dei campi nel modello dichiarativo e con un linguaggio semplificato. In particolare, i dati così confermati o modificati saranno riportati in modo automatico nei campi corrispondenti alla dichiarazione, senza la necessità per il contribuente di consultare le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi e quindi di conoscere le caselle da valorizzare. In modo molto semplice, Presidente,
mentre adesso precompilata prevede la visualizzazione dell'intero modello di dichiarazione, l'individuazione del punto esatto, del rigo esatto dove inserire o verificare che il dato precompilato, dove eventualmente inserire una integrazione da parte del contribuente, fornendo quindi una visione di massima che può anche essere indurre in confusione il contribuente, perché vede scorrere una serie di campi che non vengono valorizzati nella propria posizione. Con questa implementazione che abbiamo messo a punto, invece, il contribuente vedrà soltanto le parti relative a quella che è la propria posizione fiscale, e quindi quanto hai guadagnato, quanto hai speso, e se vuole le può esplodere andando a verificarle, ma non deve più vedere l'intero modello dichiarativo, quindi è una cosa molto ridotta e molto semplificata. Tramite appositi avvisi il contribuente sarà reso consapevole del fatto che sta confermando o modificando le informazioni proposte all'agenzia, e in quanto tale azione assume rilievo ai fini della compilazione della dichiarazione. Qualora alcuni dati non siano stati utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, l'agenzia non dispone ad esempio di alcuni elementi necessari per il loro inserimento in dichiarazione, il contribuente sarà informato dei motivi del mancato utilizzo e sarà assistito tramite un percorso guidato. La nuova modalità di compilazione semplificata potrà essere scelta dal contribuente in alternativa a quella tradizionale, che resterà comunque disponibile. Le modalità tecniche per consentire al contribuente, anche nonché agli intermediari, di accedere ai dati da confermare o modificare saranno individuate con provvedimento che disciplina l'accesso alle dichiarazioni precompilate, che ogni anno viene emanato, sentito il garante per la protezione dei dati personali, prima dell'avvio della campagna dichiarativa. Non minore rilevanza assumono inoltre i servizi di consulenza e assistenza, sempre più garantiti nei confronti del contribuente, sia nei confronti dei singoli contribuenti, sia nei confronti delle associazioni di categorie e degli ordini professionali. E ancora nell'ambito dei servizi resi, importanti azioni potranno svolgersi ai fini della conoscenza della gestione del patrimonio immobiliare attraverso una costante monitoraggio sull'aggiornamento dell'anagrafe immobiliare integrata, e in questo contesto continuerà l'attività di migrazione su piattaforma web degli applicativi di aggiornamento del catasto. La spinta alla compliance in ogni caso resta ancorata non solo all'implementazione di azioni positive che accrescono la reputazione dell'amministrazione finanziaria, generando il più possibile un rapporto di fiducia al contribuente, e anche attraverso l'utilizzo delle lettere di invito alla compliance. Per quanto riguarda le azioni di contrasto all'evasione e l'elusione fiscale e la riduzione del tax gap, che rappresentano tradizionalmente uno dei pilastri su cui si basa l'attività dell'agenzia e che presentano nuove connotazioni in conseguenza anche del mutato contesto nazionale e internazionale di riferimento, perché il compito di una moderna amministrazione è interrogarsi sulla possibilità di un crescente efficientamento dei controlli, orientando l'azione amministrativa anzitutto verso il contrasto alle forme di evasione maggiormente dannose e alla pianificazione fiscale aggressiva come le frodi IVA, l'utilizzo indebito di crediti inesistenti o di aiuti economici non spettanti, l'estrovestizione della residenza fiscale, l'indagine sulle stabili organizzazioni non dichiarate, i fenomeni di occultamento di patrimonio all'estero. Riveste un ruolo essenziale la disponibilità di mezzi di informazione e di strumenti sempre più evoluti, ai quali va garantito un utilizzo ancora più ragionato ed efficiente da parte delle strutture operative. Se da un lato si possono considerare consolidati buoni risultati provenienti dall'utilizzo delle informazioni derivanti dai flussi di fatturazione elettronica obbligatoria e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi, dall'altro si può certamente confidare sul persistente utilizzo di idonei strumenti di contrasto preventivo alle frodi, come i controlli sulle partite IVA anche successive alla cessazione dell'attività e il blocco delle deleghe di pagamento, gli F24 con utilizzo in compensazione di crediti per i quali vi siano indici di fittizia, l'inibizione delle dichiarazioni di intento emesse in mancanza di visi di legge. Una sempre maggiore attenzione sarà inoltre dedicata all'utilizzo dei dati disponibili nell'archivio dei rapporti finanziari, nel rispetto delle esigenze di tutela del contribuente e sempre nelle garanzie di legge. Nell'ambito delle attività finalizzate alla prevenzione, all'individuazione e al contrasto di fenomeni fraudolenti, l'Agenzia continua poi a mantenere costanti relazioni con i principali interlocutori istituzionali, tra i quali le Procure della Repubblica, la Procura Europea e la Guardia di Finanza, favorendo un rapido sistema di scambio di informazioni e individuando ambiti di collaborazione sempre più efficaci e sinergici. Sul solco sempre di questa attività e di questa linea direttiva, anche l'elaborazione di una strategia di contrasto condivisa a livello europeo e più in generale extraeuropeo, e il rafforzamento degli strumenti di relazione globale potranno garantire ulteriori risultati concreti rispetto a quelli finora ottenuti.
Ci si pone altresì l'obiettivo di consolidare le proficue collaborazioni con gli stati esteri, fondamentali nell'ambito dei negoziati internazionali e delle procedure amichevoli di composizione delle controversie per la risoluzione delle questioni inerenti alla doppia imposizione, nonché di potenziare gli strumenti attualmente vigenti di interlocuzione e cooperazione con le amministrazioni fiscali estere. Parimenti va osservato che un'efficace azione di contrasto all'evasione non può prescindere da una costante attenzione rivolta all'intera platea di contribuenti, compresi coloro che beneficiano di agevolazioni a vario titolo, di semplificazioni contabili e fiscali, in modo da evitare la percezione indebita dei benefici. Inoltre, l'attività di contrasto non può scindersi da un'adeguata gestione delle controversie con i contribuenti attraverso un miglioramento della sostenibilità in giudizio della pretesa erariale, da realizzarsi mediante il costante monitoraggio dell'andamento del contenzioso tributario e promuovendo il più ampio utilizzo possibile degli strumenti deflattivi. A riguardo, un dato che forse può interessare questa commissione è che a fronte di un numero di atti emessi dall'Agenzia delle Entrate e analogo, anzi ancora migliore, quello dell'Agenzia di Riscossione, abbiamo un tasso di impugnativa pari al 4%, quindi solo il 4% degli atti emessi dall'Agenzia viene impugnato, e di quel 4% quasi l'80% è definitivamente oggetto di un giudizio favorevole all'amministrazione finanziaria da parte della giustizia tributaria. Il che vuol dire che nel 96% dei casi gli atti non sono impugnati e quindi diventano definitivi per mancanza di impugnazione. Questo da quando? È in continuo miglioramento, adesso possiamo dare una... Era migliora sempre di più, diciamo, anche per un'analisi che viene fatta, e ne parliamo nel prossimo verso, sostanzialmente sulla bontà del dato a monte, cioè se la contestazione che viene fatta all'Agenzia di Entrate è mirata e puntuale, è più difficile contestare il dato. Prima uno su due si perdeva. No, adesso siamo al 79,6 mi sembra, quindi circa l'80%, in senso definitivo, cioè o per mancata impugnazione o per cassazione. Inoltre l'attività di contrasto non può, anche perché, e questa è l'altra cosa che io pensavo quando facevo l'avvocato, dice tutte le volte che andate a fare un'indagine, uscite sempre un accertamento e tutte le volte andate in giudizio, i giudici vi danno sempre ragione. Cioè, in realtà l'analisi a monte, si va a fare un'analisi del rischio e quindi la conseguente attività di controllo quando già si sa, sulla base di elementi presuntivi, che quel soggetto è a rischio di evasione fiscale, e nel momento in cui l'azione è stata ben fatta, verosimilmente il giudice dà ragione all'azione ben fatta, anche se c'è un margine anche di errore, quel 20% è migliorabile. Considerata l'estrema rilevanza che l'attività di analisi del rischio ha assunto anche nel contesto del PNRR e delle numerose indicazioni che su tale tematica sono contenute all'atto di indirizzo. Nel corso degli ultimi anni il legislatore ha infatti introdotto in linea con gli standard internazionali una serie di misure finalizzate a potenziare la base informativa a disposizione dell'amministrazione finanziaria per l'effettuazione dell'analisi del rischio di evasione e frode fiscale, e a tal riguardo è opportuno citare le recenti novità recate dal 219/2023, che ha inserito nello statuto dei diritti del contribuente l'articolo 9 ter sul divieto di divulgazione dei dati ai contribuenti nell'esercizio dell'azione amministrativa, anche al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione finanziaria ha il potere di acquisire anche attraverso l'interoperabilità dati e informazioni riguardanti i contribuenti contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge. Questo richiederà un importante investimento in termini di risorse umane per l'Agenzia, e voi sapete nel piano di assunzioni che si sta portando in atto. Il vasto patrimonio informativo di cui dispone l'amministrazione finanziaria per essere concretamente valorizzato, infatti, richiede l'utilizzo di strumenti di analisi sempre più evoluti e conseguentemente continui investimenti volti a incrementare le competenze e le conoscenze da parte dei colleghi e l'infrastruttura tecnologica, così da riuscire a trasformare i dati in informazioni, le informazioni in conoscenze, le conoscenze in pianificazione dell'attività e poi in attività. Seguendo tale impostazione, l'Agenzia dell'Entrata ha affiancato al personale specializzato in diritto tributario degli esperti in discipline statistiche, econometriche e informatiche. In termini infrastrutturali si sta puntando anche sullo sviluppo di piattaforme avanzate di analisi dei dati e sull'utilizzo di software specialistici che consentono l'applicazione di tecniche di intelligenza artificiale e in particolare quelle relative al machine learning, al text mining, al network analysis. Ovviamente ogni innovazione viene accompagnata da precise valutazioni in ordine alla sua coerenza con il quadro giuridico nazionale e anche con rispetto alla privacy dei cittadini. In questo contesto organizzativo e tecnologico, l'analisi del rischio per l'individuazione dei fenomeni di evasione, elusione e frode, grazie alla disponibilità
di queste informazioni consente di operare interventi idonei a garantire la prevenzione ex ante, oltre che la repressione ex post, nonché l'attuazione di azioni mirate e un uso più efficiente delle risorse amministrazioni, circoscrivendo i controlli nei confronti di soggetti che dall'incrocio dei dati disponibili presentano indici rilevatori di un potenziale rischio fiscale che necessita di ulteriori approfondimenti e riscontri. Per quanto riguarda la gestione delle risorse, vado più veloce, Presidente, per il proseguimento dei propri fini istituzionali è fondamentale ovviamente avere a disposizione risorse umane e materiali. Per quanto riguarda le risorse umane, attese il completamento del piano pluriennale di potenziamento dell'organico mediante l'assunzione di 4.113 nuove unità di personale entro il secondo semestre 2024, nonché l'assunzione di nuove professionalità in coerenza con l'ordinamento per famiglie professionali strutturato per competenze e ambiti di conoscenza, nello specifico saranno reclutate professionalità specializzate nelle tecnologie informatiche, quello di cui prima facevo cenno, per sfruttare al meglio il patrimonio dei dati dell'agenzia e la possibilità offerta dagli strumenti di analisi avanzata dei dati, e particolare cura sarà dedicata alla formazione e allo sviluppo professionale del personale già in servizio da orientare in funzione degli obiettivi istituzionali. Per quanto riguarda le risorse materiali, saranno rinforzate iniziative volte a qualificare e efficientare risorse patrimoniali, tra cui quelle di natura immobiliare, pensate alla possibilità di avere sportelli unici dell'Agenzia di Entrate e Agenzia di Riscossione, in modo tale da regare il meno disturbo possibile a chi viene presso i nostri uffici, garantire la realizzazione degli investimenti in information technology, contenere le spese di funzionamento tramite la razionalizzazione degli acquisti. Infine l'Agenzia di Entrate assicurerà il supporto dell'Agenzia di Entrate e Riscossione, che adesso vado a velocemente ad illustrare, in attuazione delle previsioni in tema di governance della riscossione. Proprio con riferimento all'Agenzia di Entrate e Riscossione, l'atto di indirizzo contiene alcuni macro obiettivi che possono essere sintetizzati nel costante miglioramento delle piattaforme informatiche applicative dei servizi erogati in favore del contribuente e degli enti impositori, i vari enti creditori che affidano all'Agenzia di Riscossione il compito di riscuotere le partite iscritte a ruolo, efficace presidio dell'attività di riscossione in termini di volumi di incasso, azioni di recupero e salvaguardia dei crediti affidati e l'evoluzione dei processi operativi e organizzativi in ottica di razionalizzazione dei costi e incremento dell'efficienza gestionale. Gli obiettivi nell'area strategica servizi identificano le linee di intervento finalizzate a garantire il miglioramento della relazione con il contribuente, assicurando da un lato la costante diffusione delle informazioni necessarie per usufruire degli istituti normativamente previsti finalizzati all'estinzione spontanea dei debiti affidati dagli enti creditori all'agenzia, e dall'altro favorendo il crescente utilizzo dei servizi digitali disponibili e il miglioramento della qualità e dell'accessibilità per i cittadini e imprese intermediari. I risultati nel 2023, compresi anche quelli della rottamazione quater che ne hanno migliorato ovviamente i risultati finali, hanno confermato una generale tendenza di crescita. In particolare si segnala che il numero annuale di accessi al portale web, lo anticipavo prima, è risultato superiore a 27 milioni, con una crescita del 60% rispetto all'anno precedente. In questa prospettiva l'operatività del triennio sarà orientata a stimolare e consolidare ancora l'utilizzo da parte dei contribuenti dei canali digitali o comunque canali da remoto rispetto a quello tradizionale sportello fisico, con particolare riguardo a quelli riferiti al servizio di rateizzazione, di sospensione della riscossione e di pagamento. Sul tema pagamenti, nel 2023 il numero di transazioni avvenute da canali alternativi allo sportello è stato pari a 21,3 milioni pagamenti, il 97% rispetto al totale generale. E sul tema servizi, sul tema dei servizi digitali è utile ricordare come nel corso del precedente anno sia stata completata l'estensione degli appuntamenti su videochiamata e quindi la possibilità di interloquire con i contribuenti anche da remoto, e anche lo scambio di informativo con gli enti impositori beneficiari a loro volta di questi servizi, garantendo la fruibilità dei dati della riscossione. La riscossione ovviamente deve assicurare un raggiungimento dei volumi di incasso attesi, garantendo allo stesso tempo la salvaguardia dei crediti affidati in riscossione. Gli obiettivi di incasso annuali saranno conseguiti anche con il contributo di quelli derivanti dall'istituto della definizione agevolata e dei debiti risultanti dei singoli carichi affidati all'agente nazionale di riscossione. Ricordiamoci che quest'anno sono in scadenza le 4 rate della rottamazione quater, oltre a quelle ancora relative alle rottamazioni precedenti, guardo i colleghi per conferma. Il 15 marzo è stata spostata la data per i pagamenti che scadevano il 28 febbraio e di ripresa delle scadenze dei pagamenti che non sono stati fatti a fine ottobre e fine novembre per un intervento normativo.
ringraziamo tutti quelli che pagano. Il riscosso derivante dalla realizzazione del risultato pari a 2,9 miliardi è rappresentato il 38% del totale incassato in via ordinaria, la percentuale è inferiore rispetto al dato usuale del 45-50% perché ha influito dell'istituto della rottamazione di cui hanno usufruito i soggetti che avevano piani di rateizzazione in corso. Per misurare l'efficienza della riscossione verrà costantemente monitorata la tempestività delle procedure di recupero in termini di capacità dell'ente di avviare celermente l'attività coattiva e cautelare sul complesso dei crediti affidati agli enti impositori, nonché i tempi medi di concessione di rateizzazione ordinarie per le quali, a seguito dell'intervento del 2022, è normativamente prevista una procedura semplificata se riferita a debiti di importi inferiori a 120.000 euro in luogo dei 60.000 euro originari. Contemporaneamente, ovviamente, i soggetti che decadono da rottamazione alla rateizzazione sono oggetto di azioni ordinarie di recupero e azioni esecutive. Contemporaneamente, l'obiettivo di aumentare il livello di efficacia delle azioni di riscossione in questa prospettiva, l'Agenzia opererà per migliorare tecniche di analisi e criteri di selezione delle posizioni debitorie anche attraverso l'acquisizione e l'utilizzo, nel rispetto sempre della privacy, delle informazioni presenti nelle banche dati disponibili per l'Agenzia di Entrata di Riscossione. E per favorire l'accesso alle informazioni necessarie al potenziamento dell'azione di riscossione è intervenuta la legge di bilancio per il 24, dove è previsto per l'Agenzia di Riscossione di avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematica di cooperazione applicativa degli strumenti informatici per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie a questo fine da chiunque detenute. Ciò per assicurare maggiore efficienza dell'attività di riscossione, semplificando e velocizzando questa attività, e le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa e di utilizzo degli strumenti informatici saranno definite, quindi è una norma di legge ma che deve essere attuata, saranno definite con uno o più decreti del Ministero delle Mie Finanze nel rispetto del suo diritto contribuente, sentito il garante per la protezione dei dati personali, ai fini dell'adozione di idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Da un punto di vista operativo, l'Agenzia proseguirà nell'utilizzo di dati selettivi e aggiornati in modo da evitare, nel caso di impieghi di strumenti massivi, eventuali errori e ripetizioni di procedure per il medesimo carico debitorio nei confronti dello stesso soggetto. E con riguardo agli obiettivi di maggiore efficienza ed efficacia dell'attività di riscossione, va tenuto conto, e questo è un dato ormai conosciuto da voi e anche dall'opinione pubblica, la costante crescita del magazzino della riscossione che ormai da tempo ha assunto una consistenza anomala. Infatti, nonostante le importanti ma parziali modifiche intervenute nel tempo, l'attuale quadro normativo si presenta estremamente farraginoso ed è ancora sostanzialmente ispirato a principi appropriati ad un contesto ormai superato di alterità tra pubblica amministrazione e soggetti privati incaricati dal recupero coattivo, che erano i rami concessionari delle banche o i soggetti privati di riscossione. Ciò ha comportato l'esigenza negli anni di prorogare ripetutamente i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità e il magazzino, che al 31 dicembre 2023 ha un valore di carico contabile residuo dei crediti affidati di 1.206,6 miliardi di euro. L'importo dei crediti residui per circa il 40% appare di difficile recuperabilità per le condizioni soggettive del contribuente, posto che 151,7 miliardi di euro sono dovuti da soggetti interessati a procedure concorsuali, 195 miliardi di euro da persone decedute e imprese cessate, 136,5 miliardi da soggetti che in base ai dati presenti nell'anagrafe tributaria, quindi nelle nostre basi dati, risultano nullotenenti. L'8% dei crediti, circa 100,4 miliardi per questi, l'attività di riscossione dal 31 dicembre 2023 è stata sospesa per effetto di specifici provvedimenti dell'attività di recupero. Si tratta di sospensioni disposte da provvedimenti emessi dagli enti creditori o dall'autorità giudiziaria, e sono riconducibili a questa voce di sospensione anche gli importi dei carichi indicati nelle domande di adesione alla rottamazione quater, per i quali sono in corso i piani di rateali di pagamento agevolato e quindi sono sospese le azioni ulteriori. Residua il 52% di crediti, pari a 623 miliardi di euro, di cui l'81%, pari a 502,5 miliardi di euro, si riferisce a contribuenti nei confronti dei quali l'agente di riscossione ha già svolto in questi anni azioni esecutive e cautelari, evidentemente con esito negativo o parzialmente negativo. Nel netto delle somme oggetto di rateizzazione, pari a 18,8 miliardi di euro, il magazzino residuo su cui le azioni di recupero possono presumibilmente essere maggiormente efficaci si riduce a 101,7 miliardi di euro. Poi, senza che l'illustro, ci sono le tabelle e l'area risorse. È giusto un accenno al fatto, alla circostanza che in seguito a un dettato normativo intervenuto, l'Agenzia di Entrata di Riscossione ha
completato l'operazione di trasferimento dal ramo di azienda dedicato all'attività informatica proprie in favore di Sogei SPA, società strumentale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e tale operazione risponde all'esigenza di migliorare i processi di sviluppo e di evoluzione dei servizi informatici strumentali al Servizio Nazionale della Riscossione attraverso l'adozione da parte di ADER, Agenzia di Riscossione, di un modello organizzativo di gestione di questi servizi uniforme a quello dell'Agenzia di Entrate che già si avvale di Sogei, anche in ragione della necessità prospettica di avere un partner unico tecnologico in grado di sostenere le sfide in materia di evoluzione digitale dei servizi e di progressiva integrazione informatica tra le due agenzie. Ci abbiamo anche approvato un piano tanto di associazione a Formez come l'Agenzia di Entrate e un piano di assunzione che prevederà invece l'ingresso nel prossimo triennio di nuove 1.500 risorse. Sono andato più veloce per non sottrarre troppo tempo a questa commissione. Vi ringrazio per l'attenzione. Aspetta, adesso facciamo tutte le osservazioni. Grazie a Ruffini che è riuscito in poco tempo a darci una bella quantità di informazioni. Allora, senatori, ci sono domande, dubbi, chiarimenti? Senatore Lotito, Orso Marso, Croatti. Sarebbe importante conoscere sul magazzino quali sono veramente le mancate discussioni che sono legate a importi importanti o sono numerici? Cioè, voglio dire, cosa avere migliaia e migliaia di persone di che non hanno pagato per importi di piccola entità, e conto avere invece persone che non pagano e che magari possono, al di là della dichiarazione che viene fatta, in quel momento non è esigibile per tutta una serie di motivi che potrebbero essere burocratici o diciamo furbeschi, chiamiamoli, che in qualche maniera potrebbero essere rintracciati con altre forme, perché se sono persone conosciute dal punto di vista imprenditoriale, dal punto di vista sicuramente non sono scomparse dall'Italia, quindi in qualche maniera possono essere in qualche maniera attenzionate per poter cercare di recuperare, perché mi pare capire che sono tanti, parliamo di 1.200 miliardi di magazzino, quindi sì, parliamo... Vabbè, ma poi i veri sono... No, ma i veri, e questo è il tema... Ma 1.200 miliardi? 1.206,6 miliardi. Ma veri sono 68. No, guarda, allora, veri sono 68, sì, neanche 68. Sì, ma no, ma 68 veri sulla base di queste considerazioni, ma io secondo me se uno va a fare un'analisi più dettagliata dal punto di vista della recuperabilità non specifica, indotta, secondo me ci sono le margini per poter recuperare, perché se è un imprenditore conosciuto e su una società ha fatto magari determinate cose e poi non è che sparisce questo, voglio dire, no? Chiaro. Questo potrebbe essere un elemento, no, di attenzione per poter fare delle verifiche, delle considerazioni. Chiaro, grazie senatore Lotito. Senatore Orso Marso. Sì, vabbè, io ho fatto salvo il senatore Lotito, ovviamente lui c'ha la precompilata di quei 20 milioni di italiani, non ha fatto salvare la battuta. Non mi interessava... E proprio rispetto a questo tema del magazzino, intanto complimenti per il suo lavoro che anche quest'anno continua a dare alla guida di questa agenzia, quindi c'è un merito tecnico che si unisce a tutta la squadra, alla sua guida, anche diciamo in due stagioni politiche diverse, perché ovvio noi facciamo nel solco di una visione insomma sul fisco differente, tutte le riforme del vice ministro Leo, quindi io le faccio una domanda diciamo rispetto a quella che la visione di medio e lungo periodo che questo paese deve avere, che sia adesso andare a sfoltire un magazzino fiscale e capire, come diceva giustamente il collega Lotito, in che modo farlo e farlo in modo anche serio, perché ovviamente questa gente non può sparire, ma rispetto alla notizia che si basa sul volume di quanto sia ad oggi l'evasione in Italia, i famosi 80-100 miliardi. Due temi: quanto secondo lei in questo lavoro che l'agenzia sta facendo, diciamo con le politiche dei due governi che con Welter Schaun differenti comunque, sia quello di centrosinistra anche quello di centrodestra, stanno con serietà, no? Non tollerando più l'evasione, mettendo in campo le cose. Che cosa ci possiamo aspettare? Per capire quanto diciamo strumento, che significa anche una motivazione e una corretta azione di governance, no? Di governo delle città, perché ovviamente i cittadini aderiscono e le imprese aderiscono molto di più nel momento in cui la politica funziona, le istituzioni funzionano. Quanto è vera questa cifra? Perché io non ho capito ancora oggi,
chi certifica questa media evasione, se sia più o meno una leggenda, e quanto e come, insomma, in questo video noi, perché ogni anno si recuperano 4 miliardi, 5 miliardi, adesso il dato preciso nemmeno lo ricordo. L'anno scorso 24, sì, chiedo scusa, più infatti, altri più altri 7 che è il dato aggiornato di quest'anno. Quanto questo trend, diciamo, sta andando a recuperare quell'evasione che resterà fisiologica, è capire, insomma, rispetto alla sua valutazione tecnica e interna, se è vero che manca ancora 80-100 miliardi per indurci, insomma, a fare scelte sia come componente della Commissione a contribuire all'azione del Governo. Grazie, senatore Orso Marzo. Turco si era prenotato, prego. E poi Tajani. Grazie. Innanzitutto mi associo ai complimenti del collega all'Agenzia delle Entrate e quindi al lavoro che il direttore fa in qualità anche di responsabile dell'Agenzia. Io vorrei soffermarmi su tre aspetti. Il primo aspetto è legato alle precompilate. Il dato è in crescita, 1,4 milioni del 2015, oggi 2023 4,5 milioni. Però il rapporto Corte dei Conti, dato 2022, attesta che su 23 milioni di contribuenti aventi diritto alla precompilata, il 17% aderisce con modifiche alla compilazione della precompilata. Per cui io volevo chiedere a quanto ammonta la spesa sulle precompilate e soprattutto la possibilità di modificare forse il metodo, cioè ovvero rendere liberi i dati di ogni contribuente aventi diritto, quindi open data sui dati della precompilata, e dietro opzione il contribuente chiede la precompilata, in modo tale da efficientare forse meglio la spesa, in modo tale da non rendere così ampia poi l'universo degli aventi diritto, perché sicuramente a monte c'è tutto l'universo che può accedere a questi dati. Poi volevo chiedere come secondo aspetto, sul concordato preventivo biennale, quali sono le attese dell'Agenzia delle Entrate in termini diciamo di entrate tributarie? E poi il terzo aspetto è legato al magazzino. Cioè, noi abbiamo questo dato che fa paura, oltre 1.000 miliardi di crediti tributari, e le volevo chiedere se a questo punto, dietro i soggetti giuridici che sono formalmente i debitori di quella massa, è possibile, oppure l'Agenzia delle Entrate ha la possibilità di andare a individuare i soggetti economici, soprattutto con riferimento alle società o anche a quelle imprese che poi vanno diciamo a sostituire il soggetto economico con un soggetto diciamo urlatenente, per intenderci, e poi soprattutto conoscere quali sono i soggetti, anzi i settori economici dove il magazzino si concentra, perché quello diventa poi importante anche forse per andare a calibrare meglio poi l'azione dell'Agenzia delle Entrate, cioè dove si nasconde il meccanismo che poi fa crescere il magazzino. Grazie. Grazie Turco. Senatrice Tajani, prego. Grazie Presidente, mi associo ovviamente ai ringraziamenti al Direttore per la relazione così puntuale ed esaustiva. Le mie domande, diciamo, fanno riferimento a quella parte di relazione che ovviamente, diciamo, in ottemperanza all'atto di indirizzo che stiamo analizzando in questa sede, si riferisce, diciamo, all'attuazione della delega fiscale. Siccome nelle settimane trascorse abbiamo avuto diversi cicli di audizione a associazioni di professionisti, operatori, diciamo, su tutti gli atti, su tutti i decreti legislativi o quasi tutti di attuazione della delega fiscale,
un tema ricorrente che è emerso, diciamo, dalle osservazioni anche degli stakeholders, degli operatori, è stata una certa, diciamo, preoccupazione sul possibile affaticamento dell'agenzia, diciamo, rispetto ad alcune adempimenti o azioni previsti dalla delega fiscale. Mi riferisco in particolare al già citato concordato preventivo, che ovviamente sia in termini di mole di lavoro che di tempistiche, il tema del calendario fiscale è ricorrente, diciamo, emerge spesso nelle nostre audizioni e le nostre valutazioni, diciamo, potrebbe mettere sotto stress, come dire, l'agenzia. Quindi le chiedevo una sua valutazione in merito a questo, anche relativamente al piano assunzionale, perché, diciamo, siccome abbiamo esperienza in altri enti pubblici di piani assunzionali che si infrangono con la realtà del fatto che, fatti i concorsi, non si riescono a riempire i punti organico perché le persone, pur vincendo il concorso, all'ultimo, diciamo, si ritirano o non firmano per ragioni varie, spesso legate anche alle retribuzioni nel pubblico impiego, diciamo, chiedevo una sua previsione, una sua valutazione su questo, se, diciamo, vi fossero da parte dell'agenzia preoccupazioni sul sovraccarico, in breve. E l'altra questione più contingente, molto rapida, riguarda, diciamo, le operazioni di riapertura dei termini di alcune previsioni di legge. In particolare, diciamo, mi riferisco alla rottamazione quater, che è stata già richiamata, diciamo, il mille proroghe, come veniva ricordato prima, ha procrastinato il termine. Io mi domando se azioni di questo tipo su un'operazione che è già straordinaria, perché una rottamazione, cioè, vuol dire che è un intervento straordinario a fronte di un recupero che non è avvenuto nei termini corretti, non lanci, diciamo, verso i contribuenti un segnale, come dire, non ce l'abbiamo fatta nemmeno con la rottamazione, quindi dobbiamo allungare il termine. E quali sono le aspettative di ingresso di risorse, diciamo, in questo termine spostato, stante che, questa è una mia valutazione, ovviamente segnali di questo tipo non sono positivi, perché da una parte indicano che forse l'operazione di rottamazione non è avvenuta come ci si aspettava, e dall'altra, diciamo, indicano, come dire, il fatto che alla fine c'è sempre tempo per pagare. E quindi, chiaramente, le chiedo una valutazione di tipo tecnico, non di tipo politico. Grazie, senatrice Tajani. Lotito, un approfondimento. L'altro tema che ponevo invece è se un'ipotesi di aspetto premiale per il fisco possa costituire un deterrente e un processo di fidelizzazione con fronte del fisco per poter ottemperare. Cioè, ad esempio, se un contribuente ininterrottamente per 10 anni, una data che ritiene congrua, ha sempre dimostrato di essere puntuale e preciso agli obblighi, possa costituire un elemento per scongiurare ulteriori disaffezioni nei confronti del fisco, perché oggi tra uno che paga e uno che non paga, non c'è nessuno, a livello di opinione pubblica, non c'è nessuna differenza. Quindi, se noi creiamo una condizione di maggior favore nei confronti di chi è un ottimo contribuente perché ha un rispetto dello Stato, penso che possa costituire un elemento importante in parecchi paesi, io l'ho spiegato anche al Ministro, ho trovato 15 paesi che lo fanno, se gli danno uno sconto del 10%, del 20%. Questo potrebbe essere un incentivo, e gli ho portato l'esempio, lui se lo ricorda, e dico, scusa, ma quando uno andava elementare a cercare di far capoclasse, no? per prendersi in condotta per far capoclasse, la stessa cosa, così ha un aspetto premiale. Io penso che la gente che paga vada rispettata e vada incentivata. Viceversa, se invece passa, in Italia adesso passa come lo stupido che paga e quell'altro non paga, il furbo che sparisce, ecco perché giustamente, che è quello che poi avevo detto io, andiamo a individuare la fonte. Perché al di là della persona giuridica che sparisce, c'è dietro una persona che è il vero, chiaramente, beneficiario all'owner, no, come si suol dire. E quindi questo può essere un motivo per attenzionare certe cose e scongiurare certi episodi. Grazie.
Allora, chiudo, ho un'osservazione e due domande. Un'osservazione. Secondo me, caro Ruffini, non viene evidenziata a sufficienza l'importanza del calo dell'evasione. Cioè il fatto che siamo passati da una stima di 120 miliardi a 85 è una cosa rilevante. Molto rilevante, e tra l'altro è frutto principalmente della fatturazione elettronica. Si ricorderà benissimo, ero viceministro al MEF quando l'abbiamo attivata, e è stata questa una vera rivoluzione. E va a colpire una delle componenti dell'evasione, che è l'omessa fatturazione, che di fatto con la fattura elettronica diventa particolarmente complicata. Più difficile andare sulle altre categorie di evasione, perché va da sé che il malaffare, chi spaccia droga per definizione non fa fattura, però rientra negli 85 miliardi. L'evasore totale sì, però sappiamo che lì intelligenza artificiale, nuovi strumenti possono arrivare a recuperare questa categoria, e poi le altre tipologie che ha evidenziato. Però secondo me dovremmo farlo sapere di più, perché questo è un messaggio positivo anche che dà più forza al sistema paese. Le due domande, magazzino. E due domande che sono anche due proposte. In realtà anche qui un'operazione verità, iniziare a dire che il magazzino non è di 1200 miliardi, altrimenti la gente pensa che ci sia la soluzione, basta recuperare quello e risolto tutti i problemi. No, magari, perché tolti, morti, falliti e compagnia cantante, arriviamo a 68, non 102, perché a mio avviso i crediti ante 2015 andrebbero considerati sopravvenienza attiva nel caso in cui eventualmente li recuperi, ma cosa altamente improbabile. Di fatto quelli aggredibili veri sono 68, tolte tutte quelle categorie. E vengo alle domande, come riuscire a recuperare questi 68. Uno, le rottamazioni vengono fatte per cercare di evitare che questi 19 miliardi finiscano nelle categorie sopra. Se non si sta attenti, invece di, e si mette un'eccessiva sovrattassa, uno invece di pagare la rata semplicemente tira giù la clair e lo Stato non incassa più niente da qui all'eternità. Per cui capisco le osservazioni che faceva giustamente la senatrice Tajani, ma è un sottile equilibrio. Perché non ragioniamo nell'ordine di far sì che questi 18 miliardi e 8 entrino effettivamente? Mi spiego. Mettiamo a regime un tasso agevolato, ma in cambio tu non becchi più un quattrino dallo Stato se sospendi una rata. Cioè, sotto ogni titolo. Perché magari uno si concentra sulla rata e si perde di vista che magari la stessa azienda poi prende fondi agevolati da un'altra parte. E allora no, se mi sospendi la rata non hai diritto a agevolazioni, però ti aiuto a pagarla. La seconda considerazione è sulla riduzione del numero. Perché quando leggiamo che ci sono dentro 22,4 milioni di italiani nel magazzino, tolti i minorenni e i pensionati, vuol dire che tutti i capi famiglia sono dentro. Ci sto anch'io con le multe che prendo quando vado a Milano, perché prendo una multa al mese, poi mi dimentico di pagarla, ma arriva la carta verde. Cosa devi fare? L'ultima mi è arrivata perché devo pagare la tassa di registro dell'appartamento, perché inopinatamente in questo contratto, invece di essere a carico del proprietario, a carico dell'inquilino, cosa che non capita mai, e me ne sono accorto perché mi è arrivata la carta verde. Bene, perché non pensare per le persone fisiche la disponibilità, dare la possibilità al contribuente che normalmente le tasse le vuole pagare, il 99% degli italiani le tasse le vuole pagare, perché non posso darvi il conto corrente e me le tirate giù in automatico? Tanto io la multa devo pagarla. La cartella la devo pagare, quindi consentire anche alle persone fisiche di avere un conto corrente, il RID, mi arriva la mail, se ritengo di fare ricorso faccio ricorso, altrimenti la scadenza pago. Le do l'esperienza di Regione Lombardia, noi con la domiciliazione del bollo auto incassiamo di più, nonostante abbiamo iniziato con uno sconto del 5%, poi del 10%, adesso del 15%, nonostante incassiamo di più e spendiamo meno, perché è tutto più semplice. Grazie Presidente, grazie Senatrice, grazie Senatori per le domande. Vado
Presidente, come vuole, vado in ordine. Come comodo, non ce ne potrebbe. Allora, per quanto riguarda le domande rivolte dal senatore Lotito, se mai facciamo avere alla Commissione un dettaglio maggiore e forse anche meglio graficamente esposto di quello che vi abbiamo consegnato nella copia della relazione che ho prima tenuto, posso dire che di quei 1.200 erotti miliardi corrispondono a oltre 23 milioni di italiani che hanno debiti iscritti a ruolo, non necessariamente nei confronti del fisco, perché l'Agenzia Entrate di Riscossione ha debiti, ha ruoli da riscuotere anche nei confronti degli 8.000 comuni, di enti previdenziali, di enti assistenziali e così via. Di quei oltre 23 milioni di italiani iscritti a ruolo, la stragrande maggioranza ha debiti, mettiamola in contrario, guardo il collega, credo che circa l'80% scarso dei 1.200 miliardi di magazzino sia intestato a circa 300.000 contribuenti con debiti superiori a 500.000 euro, dei 23 milioni. 500.000 euro. Chiedo conferma perché loro sono più bravi di me, che io vado a memoria. Sarebbe interessante avere il dato dei 100, dei 68. Degli altri no, invece. No, di questi, dei 68, perché se lì c'è i deceduti e aziende fallite. Dei 68 residui, no, dice. No, dei 1.200. È più interessante avere quel dato dei 68, cioè dove quelli che puoi beccare. Cioè, quegli altri 68 poi si riproporzionalizza tutto quanto. Questi in fondo. Sì, sì, ce l'abbiamo noi, cioè quante sono persone fisiche, quanti debiti sono sopra i 1.000, sotto i 1.000, eccetera. Però, e questo l'ho imparato togliendo il cappello d'avvocato e mettendo il cappello da direttore, dal lato dell'ente di riscossione, 23 milioni di italiani con debiti iscritti a ruolo, se avessero un debito di 1.000 euro l'uno, quindi diciamo una piccola bagatella, corrispondono a 23 miliardi. Quindi è complesso per noi, cioè non è che diciamo no, mi concentro soltanto su, io devo fare un'azione su tutto, perché chiaramente tutto fa il totale dei 1.200 miliardi. Per quanto riguarda, sempre il senatore Lotito, comunque facciamo avere una declinazione maggiore, che così rimane agli atti, visto che sono cose a nostra conoscenza, ma ci mancherebbe che non siano a conoscenza o portate a conoscenza del Parlamento e di questo ramo del Parlamento. Per quanto riguarda invece la fidelizzazione dei contribuenti, lì ovviamente sono scelte normative, la prima cosa. La seconda cosa è che bisogna distinguere i contribuenti in regola, quindi da una fidelizzazione, un effetto premio con chi ha sempre pagato le imposte, da un effetto premio da chi invece ha aderito a sistemi già premiali di per sé, che quindi sarebbe surreale, o almeno non credo sia corretto, ma poi sono scelte normative, ulteriori effetti premiali. Quella è un'altra cosa. Sulla prima parte è ovviamente una scelta normativa che si può immaginare. Diciamo non le cifro. Non le cifro. Come contribuente, se dovessi avere un accertamento da parte dei colleghi dell'agenzia, il primo che mi dovesse capitare, spero che se potessero avessero la possibilità di guardare bonariamente il fatto che nei miei 25 anni di un po' di più, quasi 30 anni di attività lavorativa, e non ho mai fatto marachelle tributarie, forse se ci fosse la possibilità di essere guardato bonariamente ne sarei contento, ma queste sono scelte normative. Diverso l'altra ipotesi che le dicevo, senatore. Per quanto riguarda il senatore Orso Marzo, sull'evasione, un po' si collega anche con quanto diceva il presidente Garavaglia per quanto riguarda il tax gap, e chi la certifica e quindi in qualche modo come i risultati che si sono ottenuti. Due cose: da quando diciamo nel 2015 ho smesso la professione per entrare nell'amministrazione finanziaria, il legislatore tempo per tempo si è dotato di una serie di strumenti, dalla dichiarazione dei redditi precompilata, la fatturazione elettronica, la trasmissione elettronica dei corrispettivi, gli scontrini elettronici, l'obbligo del POS sanzionato e l'incrocio dei dati POS con i registratori di cassa, la precompilata IVA e tutta una serie di altri elementi che hanno di fatto avuto
tra i loro effetti un effetto deterrenza, perché chiaramente la conoscenza del dato induce il soggetto attore dell'attività economica a essere consapevole che, diciamo, l'amministrazione finanziaria conosce una tale quantità di dati che è sempre più difficile sottrarsi da un adempimento corretto fiscale. Foss'altro per il fatto che l'evasione fiscale, per essere perfettamente posta in essere, dovrebbe essere organizzata da tutti i soggetti coinvolti, e quindi tutti i fornitori di un soggetto economico, perché ovviamente io posso non emettere la fattura o lo scontrino, ma se i miei fornitori addebitano come costo le cose che gli vendo, o viceversa come ricavo le cose che comprano, che vendono a me, è evidente che poi l'incrocio dei dati, reso possibile dalla gestione massiva di questi dati, fa emergere più facilmente le discrasie di un'attività economica. E questo ha comportato negli anni una diminuzione del tax gap. E il risultato a cui faceva riferimento il Presidente Garavaglia è molto importante, perché in questi anni siamo arrivati, diciamo che il 21 è l'ultimo dato disponibile, è un dato in qualche modo influenzato anche dalla crisi economica, ma se anche si fermassimo al 2019 è di gran lunga inferiore, guardo un altro collega, eravamo attorno ai 70 miliardi più o meno di evasione fiscale, ma anche questo vado a memoria. Come viene calcolato? Viene calcolato, intanto viene certificato, e questo è il nostro paese ed è uno degli elementi di cui andare orgogliosi, lo certifica ufficialmente il Ministro dell'Economia e delle Finanze, grazie ai dati forniti da una commissione di esperti, che è la commissione che redige la relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale, in cui sostanzialmente la cosa fondamentale da cui parte è il PIL, cioè posto un sistema chiuso come un sistema economico di un paese che produce una certa ricchezza, applicando il tasso di imposta vigente in quel paese in quel determinato periodo storico a quella ricchezza prodotta, lo Stato dovrebbe avere un'entrata pari a un X. Quell'entrata pari a X viene posta in relazione all'entrata effettiva invece di quel paese, la differenza tra questi due dati è l'evasione fiscale. Cioè, se tutti avessero pagato le imposte corrette, questo sì, ma quelle che sono emerse negli ultimi tempi diciamo tradiscono una eccessiva bonarietà nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Siccome si asserisce che l'evasione fiscale sia di gran lunga inferiore a quella certificata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e si attesti attorno ai 10-20 miliardi, vorrebbe dire questa ricostruzione che l'Agenzia delle Entrate è in grado di incassare il 100% dell'evasione fiscale esistente. E quindi questa, diciamo, a contrario delinea la sostanziale infondatezza e anche, diciamo, mi fermo a infondatezza di quest'altra ricostruzione dell'evasione fiscale, che è ben più elevata, poi se sia 60, 70 o 55 è ovvio che è, però è più attesa a quel tipo di dato, perché noi l'anno scorso abbiamo recuperato... No, quello è un dato ulteriore. No, i 24,7 miliardi sono erario, poi si aggiungono quei 6 rotti miliardi di enti non erariali, che sono la previdenza sociale, cioè l'INPS, le multe, i tributi locali che sono attraverso i cartelli. 24,7 miliardi recuperati l'anno scorso dall'Agenzia di Entrate riguarda erario, e quindi imposte, tasse e non contributi previdenziali. Altra cosa di cui dovremmo essere orgogliosi come Paese è che tutto quello a cui faceva riferimento il Presidente Garavaglia, cioè la fatturazione elettronica, ma anche gli altri strumenti che ho velocemente passato in rassegna, precompilata di vari genere, trasmissione elettronica corrispettivi, incrocio POS corrispettivi e così via, o anche anonimizzazione dei conti correnti, cioè tutto quello che attiene alla banca dati, ai rapporti finanziari, quello che attiene alla tecnologia applicata alla possibilità di recuperare l'evasione fiscale che si è realizzata in un determinato paese, costituisce un sistema, quello italiano, che è unico al mondo. Nei paesi occidentali esistono già queste tipologie di strumenti con talune differenze, ma non c'è nessun paese che l'ha introdotti tutti contestualmente. Cioè la lungimiranza in questi anni, tempo per tempo, con governi di diverso genere, che hanno in qualche modo introdotto
Tutte queste misure hanno costruito un cerchio attorno all'evasione fiscale che è un unicum che ci viene in qualche modo anche preso a riferimento dall'estero, insomma vari paesi che si informano anche per introdurre tra di loro, perché tempo per tempo l'Italia ha introdotto, semmai prendendo le best practice dall'estero, ma prendendole tutte. E questa è stata, diciamo, una buona lungimiranza. Io sono stato un testimone, diciamo. Il senatore Turco, per quanto riguarda la precompilata, forse lei è arrivata con un leggerissimo ritardo, avevo fatto qualche accenno, la dico nel modo più semplice possibile. La precompilata è comunque un'opzione, il contribuente può non fare la precompilata, avvalersi del sistema della dichiarazione di precompilata, non è obbligatorio utilizzare il dato precompilato dall'agenzia per presentare la dichiarazione dei redditi. L'agenzia entrata è per poter fare la precompilata in modo efficiente, secondo il dettato costituzionale dell'efficienza amministrativa. Una cosa è gestire massivamente i dati di tutti quanti i contribuenti, una cosa è andare a fare un'analisi chirurgica di un soggetto che vuole una precompilata soltanto relativa a certi redditi, un altro che diventa più complicato e quindi sarebbe più dispendioso. Terzo, la cosa a cui tengo di più, ma come utente che fa la precompilata, che usufruisce del servizio di precompilata di dichiarazione dei redditi, anch'io, quando anche i 21, quindi il dato della Corte dei Conti è un dato che va, diciamo, letto e forse integrato, quando anche i 21 milioni di dichiarazioni dei redditi precompilate dall'Agenzia di Entrate venisse interamente integrato da 21 milioni di contribuenti, non mette in discussione la bontà del sistema, perché le 21 milioni di modelli precompilati sono integrati per i dati mancanti, non per i dati esistenti. Quindi viene messa a disposizione di 21 milioni di contribuenti il modello dichiarativo con tutti gli oneri detraibili e diciamo, gli oneri invece di ricavi diciamo, di imponibili del contribuente. Poi se una farmacia non ha mandato uno scontrino e io ce l'ho in mano, lo integro. Se un dato ancora non fa parte del sistema, perché abbiamo fatto riferimenti dal numero di dati che dal 2015 a oggi è aumentato, vuol dire che negli anni scorsi non c'erano e andavano integrati al contribuente. E anno dopo anno si aumenta il numero di dati inseriti nella precompilata. Ci sarà sempre un dato che non c'è e tu hai la possibilità di inserirlo. E se ti avvali dei sistemi dell'agenzia, quindi non tramite intermediario o tramite GAF, devi mettere il visto e il legislatore ha scelto un'altra tipologia di meccanismo lì, ma se ti avvai dal sistema posto a disposizione dell'Agenzia di Entrate, tu ti semplicemente inserisci lo scontrino o la fattura mancante. Tutto il resto te lo trovi precompilato. Quindi quando anche fosse il 100% delle dichiarazioni dei redditi integrate, è il 100% delle dichiarazioni dei redditi precompilate per il 99% dei dati. E invece viene focalizzato il fatto che vengono integrate. E allora è un po' come uno va dal commercialista, il commercialista fa la sua dichiarazione dei redditi come si faceva un tempo e poi mi sono dimenticato questo scontrino, metti questo scontrino, non vuol dire allora, i prossimi 10 anni fa, il commercialista deve buttare la dichiarazione dei redditi e rifarla da capo, dovrà di fare semplicemente la somma di quell'onere detraibile maggiore come spesa sanitaria o studenti. Poi la spesa la faccio sapere, comunque sia sarebbe di gran lunga una spesa superiore la gestione analitica dei singole scelte, cioè se fosse non precompilata per tutti, ma fosse precompilata, tanto ci sarebbe, e quindi anche questo è un motivo di maggior onere, un rallentamento del processo, perché entro quanto il contribuente mi deve fare l'opzione se farla lui oppure farla precompilata, noi iniziamo a precompilare mesi e mesi prima, se devo aspettare il contribuente decide se farla o non farla e poi capire quale parte va fatta o non va fatta e se poi c'è una dichiarazione intestata a due contribuenti, marito e moglie, una lavora in un modo, c'è un rallentamento del processo. Ma comunque la gestione massiva dei dati per tutti i contribuenti per noi ha una spesa, un'economia di scala maggiore che dover sezionare la tipologia. La spesa, a parte che è pubblica, comunque la recuperiamo e la facciamo avere alla Commissione. Per quanto riguarda il magazzino e sui settori economici, e anche lì c'è un tema di fondo, l'agenzia, per quanto io sia il direttore generale, ricopra anzi il ruolo di direttore generale di entrambe le agenzie, l'agenzia entra in discussione autonoma per quanto strumentale l'agenzia delle entrate e non agisce in ragione di un settore economico del contribuente di riferimento, perché il contribuente di riferimento può avere
un debito iscritto a ruolo relativo alla sua attività economica, attività di impresa, ma può avere anche un debito relativo alla posizione previdenziale o alle contravvenzioni del codice della strada a cui prima si faceva riferimento, e quindi è irrilevante ai fini dell'azione della riscossione qual è il settore economico del contribuente di riferimento, è rilevante soltanto che c'ha un debito complessivo che corrisponda a crediti di altrettanti enti creditori pubblici che viene recuperato nei confronti di quella partita IVA o di quel codice fiscale. Il settore economico vale a monte sull'azione di individuazione dell'evasione che fa l'Agenzia delle Entrate, ma una volta che confeziona un dato lo consegna come dato economico, cioè 1000 euro intestato a quel soggetto. Cosa faccia quel soggetto è irrilevante nei confronti della nostra azione, fermo restando che siamo in grado di distinguere quali sono partite IVA, quali sono ditte individuali, quali sono soggetti, persone fisiche con partita IVA, quali sono persone giuridiche, quali sono curatele fallimentari e così via. Quindi quel tipo di tipologia di distinzione siamo in grado di farla. La senatrice Tajani, per quanto riguarda la riapertura dei termini, diciamo al di là di giudizi che non sta a me dare, ma nel caso specifico la riapertura dei termini è irrilevante rispetto alla capacità di recupero dell'azione, perché sono termini ormai di un anno chiuso e che quindi ormai è chiuso. Chi è che non approfitterà di questa riapertura sarà oggetto di azioni esecutive, quindi pignoramenti e altre tipologie, se non rispetta il termine del 15 marzo, che è, diciamo, immediato, quindi una riapertura così. È un, per quanto riguarda lo strumento, diciamo, il nome è molto eloquente, è la Quater. C'è stata una rottamazione, una bis, una ter, ce n'è stata una, si chiama in un altro modo, poi c'è stata la Quater. Ha consentito, a differenza di strumenti definitori del passato che erano i tanto vituperati condoni, un recupero comunque del debito originario con una scelta dello sconto di sanzioni e interessi. È una scelta normativa che noi dobbiamo soltanto applicare. Effettivamente l'aumento della capacità di recupero è stata maggiore di quella che era precedentemente, quindi ha consentito l'anno scorso noi i 31 miliardi e passa che abbiamo rimesso nell'ambito del pubblico superano i 28 miliardi della legge di bilancio, quindi comunque sono risorse. Poi c'è il tema di come vengono spese, ma queste sta... Come? Non ho sentito. Esatto, cioè sono recuperate e quindi aggiuntive. Per quanto riguarda il tema del sovraccarico, diciamo che i colleghi, non tanto la mia persona, ma i colleghi si sono trovati ben altre problematicità. È ovvio che per quanto riguarda l'agenzia di riscossione, nonostante il piano di concorsi, chiamiamo straordinario semplicemente perché per anni non si sono fatti, ma quando porterà a termine il piano di assunzioni con l'ingresso di 11.000 nuovi colleghi che saranno formati e quindi saranno messi a disposizione dei vari strumenti che il Parlamento intenderà adottare, saremo sotto pianta organica di circa 10.000 colleghi. Quindi diciamo c'è un sovraccarico in re ipsa, con tutti i concorsi abbiamo 10.000 persone in meno, che vuole dire minor capacità di assolvere a rimborsi fiscali, sportelli, risposta agli interpelli, capacità di recupero dell'evasione, quindi sia nei servizi sia nella capacità di recupero. È impossibile. Equamente distribuiti, cioè nel senso noi cerchiamo di mantenere la pianta organica equamente distribuita, perché chiaramente uno dei miei vice direttori, che però, non ti sento, non la sento. Esatto. Attualmente. Perché avevo una scopertura maggiore del sud, perché c'è una maggior partecipazione, ma storicamente nella pubblica amministrazione, essendoci meno lavoro al sud, c'è una maggior partecipazione della popolazione del sud al concorso in quanto tale e poi chiedono il trasferimento al sud. E questo ha determinato negli anni una scopertura dell'organico del nord maggiore del sud, anche se
avendo in meno 10.000 colleghi, come in tutta l'amministrazione. Si cerca tempo per tempo di compensare, garantendo anche riavvicinamenti familiari, non volendo essere causa di separazioni o di famiglie, diciamo. Quindi cerchiamo di... Credo di aver risposto a tutto, Presidente. Credo, eh? Sì. No, io gli avevo chiesto se le piaceva che le davo il conto corrente. No, no, sul conto corrente, a parte che lei mi può dare il suo conto corrente, lo accetto volentieri. Anche la carta di credito. Allora, questo è uno strumento, chiaramente deve essere una previsione normativa, ma al di là della previsione normativa noi abbiamo già individuato la possibilità dell'addebito di una serie di rate di un debito riconosciuto come tale. Sarebbe, io per esempio, io ritengo per esempio che anch'io ogni tanto sono oggetto di contravvenzione al codice della strada, che dimentico di pagare e che poi pago appena mi ricordo. Se venissero a monte preventivamente addebitato sul mio conto corrente, mi eliminerebbero. Abbiamo previsto nel parere sulla delega fiscale. Perfetto. Speriamo che venga poi implementato. Sempre quello del Presidente Caravaglio. Io per le mie. Solo per le sue? Io prometto per le mie. Allora, una mozione. Va bene, grazie. Grazie. Ti lascio questi che ci sono, sì, tutti quanti i dati dell'azione. Perfetto. E c'è anche forse, ecco qua, questo è il comitato di stampa, ma qui c'è tutto quanto l'abbiamo presentato con Giorgetti. Però quella cosa lì dovremmo dirlo di più, che si è abbassata così tanto. Bene, proseguiamo le audizioni con l'Agenzia delle Dogane e del Monopolio. Abbiamo con noi Roberto Alessi, direttore, a cui diamo subito la parola. Prego. Grazie Presidente. Onorevole Senatore, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è lieta di poter fornire il proprio contributo in ordine ai contenuti dell'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2024-2026, firmato dal signor Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti lo scorso 28 dicembre. L'atto di indirizzo rappresenta un documento programmatico fondamentale per il Paese, in quanto indica gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nel cui ambito si devono sviluppare le attività delle agenzie fiscali, in coerenza con gli obiettivi fissati nel documento di economia e di finanza. L'atto di indirizzo declina dunque anche le linee principali per la pianificazione delle attività dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che opera in molteplici e rilevanti settori dell'economia nazionale, garantendo introiti per l'erario pari a circa 79 miliardi di euro su base annua. Con riferimento all'area strategica di intervento, servizi, competitività e del sostegno alla crescita, all'Agenzia spetta l'importante compito di svolgere azioni dirette a favorire un'ottica customer-oriented e in coerenza con le linee guida contenute nel PNRR, servizi di consulenza e assistenza agli operatori economici italiani, anche attraverso la diffusione e l'utilizzo degli istituti e delle procedure doganali orientati ad accrescere la capacità competitiva delle aziende. Per la realizzazione di questo obiettivo, l'Agenzia si impegna al costante miglioramento delle relazioni con i contribuenti, assicurando, in un'ottica di trasparenza e di fiducia reciproca, l'adozione di misure di semplificazione e di facilitazione degli adempimenti tributari e la diffusione, anche attraverso circolari, comunicazioni e incontri programmati, della conoscenza delle informazioni necessarie per adempimento spontaneo delle obbligazioni tributarie. Su questo fronte, in considerazione della complessità ed eterogeneità del quadro economico e macroeconomico di riferimento, l'Agenzia ha già annunciato l'avvio di un modello procedimentale innovativo che consentirà di interpretare più agevolmente il contesto reale, permettendo di compiere scelte strategiche non solo nell'interesse del sistema Paese, ma anche di quello dell'intera comunità internazionale,
Si tratta dei cosiddetti stati generali dell'Agenzia, un appuntamento regolare previsto da un atto amministrativo a mia firma per ascoltare e raccogliere da parte dei rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e del mondo accademico contributi, riflessioni e proposte relative a tematiche di particolare rilevanza nei settori di competenza dell'Agenzia. Gli stati generali si svolgeranno per la prima volta nella seconda metà del mese di giugno prossimo qui a Roma. Gli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione potranno essere assicurati anche attraverso l'introduzione e il perfezionamento di sistemi di digitalizzazione delle procedure relative agli adempimenti richiesti agli operatori, che consentiranno di migliorare ulteriormente qualità e tempi di erogazione dei servizi offerti. Ne rappresenta un virtuoso esempio, da ultimo la circolare numero 23/D dello scorso 17 novembre, con la quale l'Agenzia, valorizzando l'impiego degli strumenti informatici a sua disposizione per la individuazione dei profili di rischio inseriti nel circuito doganale di controllo, ha evidenziato i progressi in atto per uniformare l'intero sistema, rendere più efficienti le verifiche e ridurre le tempistiche per lo svincolo delle merci. Nell'ottica della promozione della tax compliance, gli ambiti strategici di intervento sono ispirati anche dall'ambiziosa riforma in atto a livello unionale che porterà all'emanazione del nuovo codice doganale dell'Unione e alla conseguente abrogazione del vigente regolamento dell'Unione numero 952/2013, nonché, questo è molto importante, alla istituzione di un'unica autorità doganale dell'Unione Europea. L'attuazione e l'accrescimento di un sistema fondato sulla compliance è infatti la matrice del nuovo progetto di modello doganale che attraverso la trasformazione digitale consentirà di semplificare notevolmente le procedure doganali per le imprese, in particolare per gli operatori commerciali più affidabili, sostituendo le dichiarazioni tradizionali con un approccio alla vigilanza sulle importazioni basato sui dati. Pertanto, in continuità con gli esercizi precedenti, l'Agenzia si impegnerà nel continuo e costante perseguimento dell'obiettivo del rafforzamento della compliance, anche mediante il riconoscimento di maggiori semplificazioni agli operatori economici meritevoli di fiducia, indirizzando in tal modo l'attività di prevenzione e di contrasto prevalentemente verso quelle aree che presentano maggiori rischi di comportamento non conformi. In tale ambito si collocano le iniziative dirette ad incrementare il vantaggio competitivo conseguente al riconoscimento dello status di AEO, EIO in inglese, finalizzate a promuovere l'attuazione di ulteriori semplificazioni nell'iter di rilascio e gestione dell'autorizzazione. Nel medesimo contesto di semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori si pone l'ambiziosa e progressiva introduzione, per effetto dell'entrata in vigore del nuovo codice doganale dell'Unione, di una nuova categoria di operatori denominata Trust and Check, in possesso di certificazioni di fiducia e affidabilità basate sulla verifica del rispetto di processi aziendali efficienti e trasparenti e del possesso di requisiti soggettivi altamente qualificati. L'Agenzia promuoverà inoltre iniziative volte al recupero della competitività dei nodi della rete logistica nazionale per rendere più efficace e sostenibile il sistema di mobilità delle merci legato all'import e all'export e per fornire un utile contributo al rilancio del sistema Paese. Tale obiettivo potrà realizzarsi attraverso il coordinamento delle diverse amministrazioni coinvolte nell'attività di controllo delle merci. Gli scambi internazionali richiedono infatti procedure complesse che coinvolgono non soltanto l'Agenzia, ma anche numerose altre autorità che vigilano sulla tutela dei consumatori, dell'ambiente, dei beni culturali o della sicurezza pubblica. L'assenza di interoperabilità dei sistemi utilizzati dalle amministrazioni coinvolte costituisce evidentemente un grave ostacolo non solo all'attività di controllo, ma anche all'efficacia e all'efficienza dell'intera operazione doganale, generando costi aggiuntivi per gli operatori.
a garanzia della piena ed efficace attuazione delle linee strategiche finora descritte, un ruolo fondamentale e dunque affidata agli strumenti di coordinamento tra pubbliche amministrazioni. Sotto tale profilo saranno rafforzate e razionalizzate le già considerevoli forme di collaborazione tra agenzia e soggetti pubblici o privati qualificati attraverso convenzioni, protocolli d'intesa e memorandum finalizzate queste collaborazioni allo svolgimento di attività e iniziative utili a condividere best practice e servizi di eccellenza. Segnalo a titolo esemplificativo l'importante protocollo d'intesa siglato con la Guardia di Finanza lo scorso 3 aprile, di durata triennale per il coordinamento delle attività di contrasto agli illeciti tributari, ma anche i non meno rilevanti protocolli siglati con le altre forze dell'ordine. A livello unionale, l'Agenzia partecipa, tra l'altro, alle attività propedeutiche all'attuazione del regolamento dell'Unione numero 2399/2022, che ha istituito lo sportello unico dell'Unione Europea per le dogane, che consentirà alle autorità doganali e alle altre amministrazioni vigilanti sulle operazioni internazionali, attraverso un nuovo sistema integrato di servizi elettronici interoperabili a livello nazionale dell'Unione Europea, di scambiare le informazioni richieste per lo sdoganamento e di operare un controllo automatizzato ed efficiente. In attuazione dei programmi dell'Unione Europea, l'Agenzia partecipa anche al sistema di interfaccia unica marittima europea, interoperabile, finalizzato a semplificare attraverso la trasmissione elettronica delle informazioni gli obblighi dichiarativi a carico delle navi che attraccano, stazionano e partono dai porti dell'Unione Europea. Il sistema, introducendo servizi digitali per armonizzare le procedure nazionali esistenti e per ridurre la necessità di supporti cartacei, punta a migliorare la competitività e l'efficienza del settore del trasporto marittimo europeo. Con riguardo invece al settore dei tabacchi, l'Agenzia ha promosso l'avvio di diversi progetti diretti al potenziamento dei sistemi telematici, allo scopo di ridurre i tempi di erogazione dei servizi agli operatori. In particolare, nell'ottica di migliorare la qualità dei servizi offerti agli operatori economici, con riguardo alle forme di pagamento elettronico, alla riduzione dei tempi di risposta alle istanze, nonché alle modalità di rilascio delle autorizzazioni, l'Agenzia ha determinato nuove modalità operative per la richiesta di fornitura, trasferimento e rendicontazione dei contrassegni di legittimazione tramite specifica procedura informatizzata denominata gestione contrassegni, operativa e disponibile per gli operatori economici a decorrere dall'8 gennaio 2024. Attraverso la registrazione delle credenziali sul sito dell'Agenzia, i soggetti autorizzati potranno chiedere in via telematica la fornitura di contrassegni di legittimazione e provvedere al relativo pagamento tramite il portale Opera dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli o il modello AF24 Accise, utilizzando il codice tributo specifico per ogni tipologia di prodotto. Sono previsti interventi evolutivi diretti a migliorare anche la gestione telematizzata delle istanze di registrazione dei prodotti liquidi da inalazione, al fine di agevolare il processo di attribuzione dei codici di commercializzazione, riducendo in modo significativo i margini di errore nelle attività di controllo. Anche nel settore delle accise e delle altre imposte indirette, in coerenza con gli obiettivi della delega fiscale prevista dalla legge numero 111 del 2023, è allo studio un processo di certificazione per consentire di riconoscere ai soggetti qualificati come affidabili e solvibili alcuni benefici, quali la semplificazione degli adempimenti amministrativi e l'esonero parziale o integrale dall'obbligo della prestazione delle cauzioni. In particolare,
nel settore dei prodotti energetici, l'Agenzia attuerà progetti telematici volti a consentire agli operatori non interconnessi di trasmettere in modalità user to system i registri cartacei, le comunicazioni preventive di operazioni di miscelazione dei biocarburanti e le comunicazioni preventive e consuntive sulla denaturazione degli oli minerali. L'Agenzia farà precedere l'introduzione delle citate innovazioni tecnologiche da iniziative di confronto e di collaborazione con gli operatori economici e di contribuenti al fine di favorire la conoscenza della normativa dell'Unione Europea e quella nazionale e per incrementare il livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari. Con riferimento all'area strategica di intervento, fiscalità, prevenzione e contrasto all'evasione, l'Agenzia è chiamata ad adottare interventi diretti alla prevenzione degli inadempimenti tributari e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei controlli per contrastare l'evasione tributaria, assicurando il presidio del territorio negli ambiti di sua competenza. Saranno potenziate le metodologie e gli strumenti tecnologici a sostegno del contrasto ad ogni forma di contrabbando doganale, cosicché, tramite un efficace effetto di deterrenza, sarà possibile indirizzare gli interventi verso quelle aree che presentano maggiori rischi di comportamento non conformi. Con specifico riferimento all'attività di controllo, l'Agenzia intensificherà le azioni poste in essere per la tempestiva individuazione, prevenzione e contrasto dell'evasione tributaria, presidiando il settore del commercio elettronico e quello delle accise, e lo farà attraverso attività di intelligence che si avvalgono dello sviluppo di strumenti tecnologici di controllo predittivo. Lo farà mediante la condivisione delle banche dati con enti nazionali dell'Unione e internazionali, lo farà attraverso interventi volti a rafforzare il sistema di analisi del rischio nell'ambito dei controlli relativi al denaro contante a seguito dei viaggiatori da e verso l'estero e lo farà infine mediante quelli relativi a flussi commerciali internazionali. Il commercio elettronico è infatti la nuova frontiera dei mercati internazionali del terzo millennio e negli ultimi anni ha registrato un incremento esponenziale che ha impegnato l'Agenzia insieme alle istituzioni dell'Unione Europea e a quelle internazionali in un'intensa attività di analisi e di studio finalizzata a disciplinare lo specifico settore per assicurare una concorrenza leale tra le imprese ed evitare abusi che possano comportare perdite di gettito fiscale per gli Stati. In tale settore l'obiettivo dell'Agenzia è quello di adeguare il modello doganale alle peculiarità delle operazioni attraverso un sistema di semplificazione degli adempimenti degli operatori economici e contestuale riduzione dei costi amministrativi. Inoltre verrà assicurata un'adeguata azione di contrasto alle frodi finalizzata alla riscossione della fiscalità applicabile a tali merci. Nel settore delle accise, utilizzando anche la interoperabilità con altri enti, saranno rafforzate le semplificazioni mediante la digitalizzazione delle metodologie di pagamento, delle procedure relative sia alla presentazione di istanze, dichiarazioni e rimborsi, sia alla tenuta delle contabilità. In tal modo, con particolare riferimento alla filiera dei carburanti e al contrasto alle frodi IVA, sarà altresì favorito l'utilizzo di tecnologie innovative quali l'intelligenza artificiale e Internet of Things. Nel quadro delle iniziative volte al miglioramento della qualità dei controlli, saranno rafforzate le sinergie istituzionali con la Procura europea, la Direzione Distrettuale Antimafia e con unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia.
In tal modo le attività di analisi, prevenzione e repressione delle condotte illecite saranno integrate nell'ambito della rete nazionale antifrode. Inoltre, come già detto, l'Agenzia potenzierà la cooperazione internazionale con le omologhe amministrazioni al fine di garantire un'efficace e tempestiva azione di prevenzione e contrasto alle frodi attraverso il potenziamento della collaborazione con le autorità giudiziarie. Con riferimento all'area strategica di intervento legalità, l'Agenzia è chiamata ad assicurare la protezione dei cittadini, delle imprese e del territorio negli ambiti di sua competenza e lo fa attraverso il controllo delle merci in ingresso nell'Unione Europea, attraverso il contrasto alla contraffazione e attraverso la tutela della sicurezza e della salute dei consumatori, la tutela della proprietà intellettuale, dei beni culturali, delle specie in via di estinzione, nonché attraverso il monitoraggio dell'andamento del mercato dei prodotti da fumo, dei prodotti liquidi da inalazione, dei prodotti accessori ai tabacchi da fumo. Nel settore doganale, tutti gli interventi descritti nell'area strategica di intervento fiscalità, prevenzione e contrasto dell'evasione contribuiranno anche all'attuazione degli obiettivi programmatici di elevazione della protezione dei cittadini e della qualità dei servizi offerti. L'Agenzia adotterà inoltre specifiche azioni in ambito extratributario, con particolare riguardo alla tutela del Made in Italy. Aggiungo, con specifico riferimento alla salute dei cittadini italiani e di quelli dell'Unione Europea, che l'Agenzia intende potenziare le attività di tutela attraverso il rafforzamento dei già elevati standard di qualità nell'analisi tecnico-scientifica dei prodotti esaminati dai propri laboratori chimici. L'attività dell'Agenzia proseguirà anche nel settore del gioco pubblico, al fine di assicurare l'impegno finalizzato a elevare la qualità dell'offerta di gioco, proteggendo i soggetti vulnerabili e contrastando il gioco illegale. In Italia, come è noto, il modello organizzativo del sistema dei giochi pubblici e le relative modalità di regolamentazione sono previsti e disciplinati nell'esercizio della riserva statale, che distingue i giochi non consentiti da quelli invece consentiti. Tutta la materia del gioco pubblico è in fase di riordino nell'ambito delle misure di attuazione della delega. Come è noto, è in corso di approvazione il decreto delegato in materia di gioco a distanza, che non risente, al contrario del gioco su rete fisica, della particolare complessità determinata invece dalla legislazione concorrente tra Stato e Regioni. Proprio al fine di superare le criticità che hanno rallentato il processo di riassegnazione delle concessioni del gioco su rete fisica, derivanti dalla sovrapposizione della normazione nazionale, regionale e comunale, l'Agenzia è già impegnata nei lavori del tavolo tecnico che vede coinvolti il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, l'ANCI e l'UPI per la positiva conclusione della riforma dell'intero comparto del gioco pubblico. Per il perseguimento degli obiettivi in materia di giochi pubblici concorreranno dunque le attività di analisi finalizzate alla realizzazione della riforma complessiva del gioco pubblico, in modo da assicurare, a invarianza di gettito erariale, la riduzione dei rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo, nonché il rafforzamento del controllo sul divieto di gioco ai minori, anche attraverso il coinvolgimento del Comitato per la prevenzione e la repressione del gioco illegale da me presieduto. Nei confronti di giocatori problematici a rischio disturbo gioco di azzardo, sono allo studio strumenti di limitazione del gioco predittivi del rischio e sono allo studio controlli informatici e tecnologici che consentiranno di individuare le condotte di gioco a rischio compulsivo, così da aumentare anche il controllo nei confronti del gioco minorile. Si potrà anche, tramite gli strumenti del responsible gaming, individuare l'effettiva consapevolezza della condotta da parte del giocatore compulsivo
e si potrà, tramite strumenti di monitoraggio del gioco in tempo reale, intervenire sui conti di gioco, sospendendo temporaneamente la possibilità di giocare. Le campagne informative e le iniziative di comunicazione responsabile già in programma forniranno ulteriori strumenti di contrasto al rischio ludopatico. Da ultimo, l'Agenzia è chiamata a valorizzare le risorse umane e tecnologiche a disposizione, ad ottimizzare la funzione organizzativa e a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Da questo punto di vista, sotto la mia guida, iniziata un anno fa, è stata compiuta un'autentica rivoluzione amministrativa all'interno dell'Agenzia, se si considera che è stata valorizzata e responsabilizzata tutta la dirigenza di ruolo, che sono state riformate tutte le strutture centrali dell'Agenzia, che si sta provvedendo ora a riformare gli uffici territoriali, unificando tutte le competenze così da migliorare i servizi a vantaggio dell'utenza, che sono state procedimentalizzate tutte le attività che presentano rischi di gestione in capo alle direzioni competenti, che sono stati assunti numerosi dirigenti e numerosi funzionari, che è stato dato risalto ai rapporti con le organizzazioni sindacali. A riguardo evidenzio che l'Agenzia ha intrapreso nel tempo iniziative dirette a favorire l'articolazione flessibile della prestazione lavorativa con riguardo ai tempi e ai luoghi di lavoro, sia promuovendo un modello culturale e organizzativo orientato al lavoro per obiettivi, sia sviluppando modalità lavorative in linea con le esigenze di potenziamento della digitalizzazione quale strumento di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, sia infine favorendo il benessere organizzativo. Parimenti sarà rafforzato il ruolo del disability manager come strumento di crescita in termini di benessere razionale, promuovendo l'inclusione e la partecipazione ai processi lavorativi dei lavoratori con disabilità. Tramite l'azione del mobility manager, nelle aree metropolitane invece sarà assicurata l'adozione di un piano degli spostamenti dei dipendenti, anche attraverso la fruizione del lavoro agile nel rispetto della tutela dell'ambiente, in applicazione dei provvedimenti adottati dal Governo. Inoltre rappresento che nel piano integrato di attività e di organizzazione per il triennio 2024-2026 dell'Agenzia si prevede l'assunzione di ulteriore personale dirigenziale e delle aree. Inoltre, l'attività dell'Agenzia è stata finalizzata alla valorizzazione del capitale umano attraverso percorsi di crescita e di aggiornamento professionale, considerato elemento centrale nella strategia individuata dal Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. Per quanto concerne la qualificazione del patrimonio immobiliare in uso all'Agenzia, in armonia con gli obiettivi definiti dalla missione numero 2 del PNRR, saranno realizzati interventi volti all'efficientamento energetico, promuovendo l'utilizzo di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di ogni altra soluzione idonea a ridurre i consumi degli edifici. Infine, l'Agenzia è impegnata in un'intensa operazione di razionalizzazione degli immobili che comporterà il progressivo abbandono di locazioni passive, l'accorpamento di sedi periferiche e l'acquisizione al demanio statale di sedi strategiche. Signor Presidente, onorevoli senatori, con l'auspicio che la disposizione sia stata chiara ed esaustiva, si rimane a disposizione per le vostre eventuali domande. Vi ringrazio. Grazie, consigliere. Un documento molto alto che fa riferimento a diversi studi, magari se ci mandate qualche tabella con qualche numero riusciamo a capire l'esito di tutti questi studi. Ci sono domande, dubbi, senatori, senatrici? Io una domandina ce l'ha, no, dopo prima sentiamo Croatti, Orso Marzo, prego. Ah sì, scusa. Sì, innanzitutto anch'io la ringrazio per l'esposizione molto completa. C'era un punto nella parte 3, quella sulla legalità, che ci interesserebbe capire, magari con uno studio più specifico. Ha parlato di
nel confronto dei giocatori con disturbi d'azzardo e problematiche che c'è attualmente, sono allo studio degli strumenti per la limitazione del gioco. E siccome insomma, abbiamo paura che non sia presa con molta attenzione questa problematica, in realtà anche questo provvedimento che andremo ad affrontare dovrebbe avere anche pareri di altre commissioni, come commissione sull'aspetto sanitario, perché tutte queste persone poi ricadono su un comparto parallelo a quello che tocca il comparto delle finanze. Ci piacerebbe proprio capire quelli che sono gli strumenti, le limitazioni di gioco e specialmente l'aumento del controllo dei fenomeni nel campo dei giocatori minori. Se si potessero avere dei dati più specifici, e questo studio, insomma, che tempi si pensa che debba arrivare a dare una risoluzione proprio reale a quelle che sono insomma, le limitazioni del gioco. Bene, Orso Marso. Una cosina aggiunta a questa, posso dire? Sì, dopo. Sì. Adesso diamo la parola a Orso Marso e poi tu Betti. Prego, prima le donne. Un cavaliere, il capogruppo. No, in merito alla domanda relativamente alle eventuali limitazioni per quanto riguarda il gioco nazionale, se questo nelle piattaforme poi non potrebbe essere attraverso la limitazione per esempio delle ricariche, delle schede, tutto quello che avevamo appunto discusso nel riordino del settore dei giochi. Queste limitazioni non potessero essere un incentivo per giocare su piattaforme estere. Certo. Quindi oppure in collegamento abusivo. A quello, non critico. Chiaro. Ma ne facciamo domande e poi ci viene data risposta. Orso Marso, prego. Sì, Presidente, approfittiamo anche noi. Intanto grazie, Direttore, per la completa relazione. Ogni eventuale tabella per approfondimento arricchisce la nostra valutazione e anche il nostro lavoro futuro. E ne approfitto in qualità di relatore di questo provvedimento giochi, perché ci siamo interrogati con gli altri colleghi, anche col Presidente, sul nostro parere, su alcuni dubbi, e quindi sono le domande che sono arrivate attraverso le diverse categorie, pongo a lei per darci una mano insomma, a poter mettere in campo il miglior parere. Ci sono una serie di questioni trasversali che riguardano da una parte diciamo, il costo della concessione, e questo vabbè, sarà affidato a una votazione complessiva, avendo sentito anche la rappresentanza dei più piccoli, che passano da 250.000 euro alla richiesta con il nostro decreto di 7 milioni di euro per la concessione. Ci sono altri aspetti dirimenti nelle audizioni che abbiamo avuto, tra questi lo poneva la collega, che sull'utilizzo del contante, sulla quantità di contante per la ricarica, e rispetto al gioco patologico, non so se è possibile, abbiamo sentito anche prima l'Agenzia delle Entrate, di poter collegare, perché non c'è mai nella dimensione di un gioco legale, che ovviamente si sostituisce al gioco illegale, da dati che abbiamo sono circa 10 milioni di italiani, ci sarebbe una fisiologica soglia, almeno quello che raccontano gli operatori, di un 4% di giocatori patologici. Andando noi verso una forte tendenza al gioco online, se si potesse, in questo caso chiedo in base alla sua esperienza, limitare, perché il gioco patologico appartiene alla dimensione di ciascuno, insomma, e anche credo alla dimensione reddituale, se in questo caso limitando diciamo un modello che non lo so, insomma agendo su quelli che è il campo dei redditi, perché diventa patologico chi gioca più di quello che ha, e quindi non sappiamo, vale anche, noi stiamo verificando anche per i giovani l'utilizzo della carta d'identità, che stranamente vale per il gioco a distanza ma anche per quello in presenza, rafforza diciamo. E poi un'altra domanda, perché da una serie di ricerche ma anche di ascolto che arriva direttamente agli operatori, anche il controllo su quanti centri sono autorizzati per la raccolta del gioco, i famosi PVR, dove pare che al di là della raccolta si eserciti insomma
il gioco sulle piattaforme.com e quante di invece del gioco autorizzato, questo lo si evince anche dalla raccolta, abbiano, e questo ovviamente su questo intervengono diciamo anche altri soggetti diciamo che regolano il nostro stato, quindi controllano, e quanti in parallelo chi ha la raccolta ufficiale, perché arriva questa notizia anche da cronaca insieme al punto it, appunto anche il punto com, quindi quali sono gli strumenti per poter efficacemente controllare di più, recuperare più risorse. No, rispetto a questo tema siamo laici, non solo perché rappresenta 13 miliardi di introiti diciamo, per le casse dello Stato, ma anche perché sappiamo che se non esiste quello legale e c'è quello illegale. Poi, come giustamente diceva anche lei, è più complesso il tema del gioco fisico perché interviene l'ANCI, Stato Regione, quindi le distanze, tutto quello che conosciamo. Grazie. Evidentemente diciamo, questa audizione ci è utile sia sull'atto di indirizzo che sul provvedimento relativo ai giochi, come diciamo, hanno sottolineato anche i colleghi. Io ho una domanda di natura tecnica, diciamo, ovviamente, dato l'interlocutore, sulla scelta che il governo ha operato di tenere distinti il decreto legislativo sul gioco fisico e quello invece sul gioco online. Dal vostro punto di vista di agenzia diciamo, a supporto, ci sono come dire, delle ragioni tecniche che spingono per una scelta piuttosto che per l'altra, per la complessità dei bandi o questioni di tempistiche? Questo glielo domando anche in relazione ad una considerazione di natura contingente che deriva diciamo, dal parere che la Commissione Finanze alla Camera dei Deputati ha approvato settimana scorsa, chiedendo al Governo di anticipare in questo provvedimento, in questo decreto legislativo, in particolare il bando per il lotto che diciamo, nella divisione iniziale era riferibile al provvedimento sul gioco fisico. E mi domando se non vi sia forse una ragione tecnica per operare questa indicazione da parte della Commissione oppure diciamo, siano altro tipo di valutazioni a cui ovviamente non chiedo a lei di rispondere, ma che porremo poi in altra sede. Grazie. Grazie senatrice Tajani. Completo con alcune questioni. Una che riguarda l'atto di indirizzo. Ha fatto riferimento a modalità innovative di controllo, in particolare per carburanti e oli, ma lì si prevede di inserire dei marcatori particolari innovativi. Cosa si vuole fare in buona sostanza? Perché non si è capito. Due, abbiamo mandato una mail con quattro domande specifiche e pensavamo di avere una risposta. Se ci può dare una risposta sulle quattro questioni specifiche, le rammento. Una riguarda la valutazione circa i 7 milioni di tagliafuori per la gara. Da simulazione che abbiamo noi, facendo così c'è il rischio di perdere almeno 200 milioni. Siete in grado di fare delle simulazioni anche con importi differenti, 3,5, 2, sì, sì, e per vedere un po' come va a parare, perché non vorremmo trovarci poi che è vero che abbiamo perso 200 milioni, dopo siamo tutti contenti. Ovviamente è una battuta. Sempre in quest'ottica, se e come valutate la possibilità anche di far pagare le skin, quindi non solo la fee d'ingresso secca. L'altra questione riguarda, come diceva giustamente la senatrice Tajani, la gara del lotto, che inopinatamente è finita nel parere della Camera con il gioco online, dovrebbe andare col gioco fisico, e quindi la domanda numero uno è quando arriva il gioco fisico? Perché non possiamo tenere staccate le due questioni, vanno evidentemente di pari passo. Quindi quando ci arriva il decreto sul gioco fisico? Due, da dove arriva questa base d'asta da 1 miliardo? Che valutazioni sono state fatte? E avere qualche numero, qualche tabella, perché 1 miliardo è poco, è tanto, non lo so. Però non abbiamo elementi, non abbiamo numeri, ci servono dei numeri. E questo per il lotto. Collegato a questo, mica si può pensare di fare la gara del lotto e non anche del Gratta e Vinci, che scade l'anno dopo. Quindi anche sul Gratta e Vinci si andrà a gara, noi metteremo a parere, ok, andiamo a gara all'otto, si va a gara ovviamente anche al Gratta e Vinci, ma con che base d'asta? Di modo che abbiamo degli elementi per poter fare delle valutazioni e quindi ci servono numeri, tabelle, valutazioni. E infine, sulla
una questione particolare sul poker online, ci era stato chiesto come mai l'Italia non lo sta facendo, questa questione della liquidità internazionale, altri paesi lo fanno, noi non facendolo perdiamo gettito. E quindi come mai, perché, dateci qualche risposta. Infine mi collego a quello che diceva la senatrice Tubetti, la questione degli stacchi, degli orari, ci sembrava una proposta interessante quella di avere degli stacchi orari per evitare il gioco compulsivo di chi ha problemi di patologia. Prego. Allora, Senatore Lotito, prego. Avrei dovuto prima di lei, credo, rispetto. Non c'è nessun problema. No, l'unica cosa è capire se ci sono margini, ad esempio nel gioco, perché lo sport si è posto un interrogativo. Ci scommettono, però noi subiamo soli danni e non abbiamo nessun vantaggio. Allora, so che il Ministro dello Sport, sollecitato dalle componenti, sta predisponendo un qualcosa per lasciare all'interno dell'aggio dei concessionari un margine alle squadre, perché è assurdo, scommettono le squadre, poi si crea una forma anche di patologia, squalifica e quant'altro, e ne subisce senza avere nessun vantaggio di nessuna natura. Se ci sono margini economici per poter, come dire, effettuare questo, una volta c'era il Totocalcio, oggi non c'è più nulla, quindi che funziona per ristorare se non altro le squadre dall'attività che subiscono, come finanziamento finalizzato alla costruzione degli stadi, dei centri sportivi, impiego finalizzato. Posso, Presidente? Prego. Allora, all'agenzia sono state rovesciate qualche giorno fa quattro domande molto interessanti e anche molto complesse che esigono risposte altrettanto. No, ma il parere dobbiamo farlo in settimana, quindi non è che non possiamo aspettare. Per quello che io rispondo. Okay. Ah sì, no, sto rispondendo. Sì, la risposta. No, assolutamente. Insomma, quindi in realtà rispondo e attraverso quello che adesso in realtà dico e che leggo rispondo anche alle varie, diciamo, domande che mi sono state poste, facendo una premessa di carattere generale in ordine ovviamente alla materia dei giochi, perché l'agenzia ha ben chiaro che bisogna realizzare un necessario bilanciamento tra due interessi che sono, diciamo così, concettualmente contrapposti. Da un lato la tutela della salute, di cui l'articolo 32 della Costituzione, dall'altra parte il riconoscimento della materia, diciamo, del gioco pubblico ai fini poi del gettito da assicurare. E quindi tutti gli strumenti saranno orientati a realizzare questo contemporaneamento. Con riferimento alla prima domanda, cioè una valutazione del limite dei 7 milioni di euro di cui appunto all'articolo 6 del decreto delegato per partecipare al bando di gara gioco online, io devo dire che per conto dell'agenzia va premesso che nella valutazione dell'importo di 7 milioni a titolo di una tantum per singola concessione, l'agenzia ha tenuto conto sia dei dati di mercato noti con riguardo all'effettiva redditività delle concessioni di gioco online oggettive, sia della conseguente possibilità di una riduzione del numero complessivo delle concessioni attive. Eventualità quest'ultima dotata di un proprio valore aggiunto. Infatti il settore della raccolta del gioco online esige ormai investimenti molto consistenti, che pertanto soltanto una imprenditoria solida e strutturata si può permettere. Detto ciò, si stima, lato nostro sul piano tecnico, che nonostante l'incremento dell'una tantum, la remuneratività della concessione consentirà il rilascio di circa 50 concessioni, con conseguente acquisizione di circa 350 milioni di euro di gettito, 50 per 7 milioni, di cui circa 200 milioni all'atto dell'aggiudicazione e 150 milioni invece all'atto della effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario.
Si tratta di una stima effettuata dall'Agenzia in via prudenziale, nella fattispecie della direzione tecnica dei giochi a guida del dottor Mario Lollobrigida, al fine di quantificare le maggiori entrate derivanti dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel decreto legislativo. L'ammortamento dell'una tantum di 7 milioni sui 9 anni di concessione, unito al canone di concessione, avrebbe un'incidenza sul margine netto di circa il 3,2% annuo per l'operatore più grande e fino al 5% annuo per circa 20 operatori, portandosi al 10% annuo solo per operatori molto piccoli, il 35esimo operatore per raccolta, e arrivando al 30% del margine netto annuo per l'attuale 50esimo operatore per raccolta. Questa stima è stata effettuata sui compensi relativi all'anno 2022, con un mercato che nel frattempo è cresciuto del 13% in ragione d'anno. Con l'eventuale riduzione dell'una tantum a 3,5 milioni di euro, il gettito complessivo resterebbe invariato solo se gli aggiudicatari fossero 100, ossia addirittura più degli attuali concessionari. Inoltre, qualora si riducesse l'una tantum a 3,5 milioni di euro, utilizzando la stessa metodologia di stima che prevede l'importo di 1 milione di euro quale limite di sufficiente remuneratività del margine, si ipotizza che possano partecipare alla gara circa 55 operatori. Un ulteriore ribasso dell'una tantum a 2,5 milioni fisserebbe il numero degli operatori a 56. La diminuzione dell'una tantum non determinerebbe quindi un significativo incremento del numero degli operatori interessati, ma anzi comporterebbe la diminuzione delle entrate erariali. Gli introiti potrebbero infatti quasi dimezzarsi, 190 milioni circa, nel caso di una tantum a 3,5 milioni, e diminuire di circa il 60%, vale a dire 140 milioni circa, in caso di una tantum fissata a 2,5 milioni di euro. Le valutazioni effettuate dall'Agenzia sono ovviamente di tenore squisitamente tecnico e si basano da un lato sui dati finanziari a disposizione e su valutazioni prospettiche del mercato e dell'andamento della raccolta. Dall'altro lato invece si basano sulla effettiva necessità di gestire un mercato composto da operatori che siano affidabili, in grado di offrire solidità finanziaria e di assolvere alle numerose richieste in termini di presidi antiriciclaggio e soprattutto di tutela della salute, a cui dobbiamo fa esplicito stringere perché abbiamo riferimento al decreto. 16:30, quindi diamo un po' altra domanda che mi era stata posta sul lotto, la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa è stata affidata come è noto al concessionario Lottomatica in regime di monoconcessione, questo a partire dal 2016 con durata novennale non rinnovabile, quindi questa vigente convenzione di concessione scadrà il prossimo 30 novembre 2025, la concessione ha per oggetto le attività, le funzioni eccetera. E per tali giochi l'introito per lo Stato è costituito dalla montata della raccolta da cui vengono detratti l'aggio e le vincite. Quindi in una tantum versata, poi tutto questo lo lascio agli atti, così in realtà esattamente. Era utile averlo prima, perché così almeno parlavamo di qualcosa. L'una tantum versata per la concessione novennale in essere è stata pari a 750 milioni di euro. Nel novennio dal 2016 al 2025, sulla base dei dati reali, è stimato un livello di raccolta pari a circa 7,7 miliardi annui
di euro e ovviamente vado scorrendo, insomma, l'inserimento, ecco, andiamo al dunque, della norma relativa alla gara del lotto nel decreto legislativo sul gioco di Sanzio è opportuno in considerazione della scadenza della concessione in essere fissata al 30 novembre 2025 e della conseguente necessità di avviare tempestivamente la predisposizione degli atti di gara, che ovviamente rispondono all'esigenza di procedimentalizzazione. Tutto questo, diciamo, lo lascio da tagliare. Da dove viene il miliardo? Il miliardo da dove viene? Allora, approfondite un po' i temi e dateci qualche tabella, anche perché sui 7 milioni l'assunzione è che ci siano 50 che partecipano. Ma se non partecipano 50, che facciamo? Riduciamo conseguentemente all'agenzia delle dogane perché abbiamo sbagliato la stima? Si può anche fare, è una clausola di salvaguardia, non c'è problema. Ci servono degli elementi, qualche tabellina, qualche numero. Lasceremo agli atti, diciamo, intanto le risposte. E anche la base di un miliardo per il lotto, da dove salta fuori? Qualche numero, qualche considerazione. E idem, già che ci siete, sul gratta e vinci, perché non è che facciamo il lotto sì e il gratta e vinci no. Infine c'era il poker. Non so se vuole dire una risposta. Sì. Insomma, ecco, il gioco del poker, la storia è questa: con partecipazione a distanza, comunemente detto poker online, è stato legalizzato nel 2006, e successivamente nella variante cash nel 2009, ha avuto una partenza positiva, poi ha subito in realtà un'impennata per una serie di realtà di motivi, eccetera. Cioè, nella legge di stabilità del 2015 furono adottate misure di sostegno per diversi giochi in stato di crisi, a sostegno del gioco del poker. L'agenzia delle dogane e monopoli firmò un accordo con le autorità di regolazione del gioco con partecipazione a distanza di Francia, Spagna e Portogallo e per consentire la condivisione della liquidità del poker online con la finalità di rafforzare la capacità di attrazione del poker legale a scapito di quella del prodotto illegale. Questa condivisione della liquidità voleva consentire agli operatori autorizzati in ciascuno di questi quattro paesi di riunire intorno agli stessi tavoli virtuali i propri giocatori e permettendo loro partecipazione. La liquidità internazionale oggetto di questo accordo era una forma particolarmente prudente e restrittiva. L'opportunità di portare a esecuzione l'accordo sulla liquidità condivisa però poi successivamente fu fortemente criticata poiché si paventava che la liquidità del gioco aperta tra i quattro paesi potesse diventare uno strumento per il riciclaggio nell'ambito di operazioni transnazionali. L'accordo fu pertanto bloccato dall'agenzia e non fu mai portato a esecuzione. E secondo le nostre valutazioni, tale nuova modalità di gioco non determinerebbe significativi incrementi delle entrate erariali e al contrario potrebbe invece comportare un serio rischio di riciclaggio o quantomeno facilitare il trasferimento di denaro all'estero. Esattamente. Questa è una valutazione di alta tecnica. Va bene, grazie. Allora, dateci qualche elemento in più perché insomma ne abbiamo pochi. Certo, adesso è chiaro, poi sentiremo. Adesso, non ci abbiamo tempo. Abbiamo perso mezz'ora. E andiamo veloci, sentiamo velocissimo Giorgetti, qui ci si è stati un'ora qua. La prossima volta fate una relazione, due tabelle. E no, ma è tutto riportato in queste domande. Sì, ma qua c'è niente. Cioè quando si viene in Parlamento si dice delle cose. Integriamo.